Buongiorno a tutti, benvenuti, do il benvenuto ai candidati a questa sessione di laurea magistrale in ingegneria meccanica. Presento anche i candidati e il titolo delle loro tesi. Comunico anche a loro, ma anche a chi ci sta guardando attraverso lo streaming in diretta su YouTube, che l'ordine delle presentazioni è stato modificato per esigenze didattiche. Quindi presenteranno nell'ordine Francesco Bianchini, Alessio Fortunato, Geremia Mazzanti, Edoardo Neri, Elisa Pierazzi, Alessandro Pino, Dario Tumminello, Niccolò Matucci e Elena Mori. Vi presento anche la commissione che è costituita oltre che dal sottoscritto Marco Pirini, dai colleghi professori Andrea Arnone, Niccolò Baldanzini, Renzo Capitani, Filippo De Carlo, Claudia Del Re, Michele Marconcini, Federico Rotini, Giovanni Savino, Mario Tucci e Claudia Annichiarico. Sono inoltre presenti anche in qualità di membri esterni della Commissione Andrea Agnolucci, Lorenzo Verzi, Claudio Bettini, Andrea Bracali, Simone Di Piazza, Thomas Pallacci, Lorenzo Peruzzi e Lorenzo Pinelli. Si può quindi preparare Francesco Bianchini. Sì, professore, sono pronto. Le passo un attimo subito il controllo. Bene. Dovrebbe poter essere in grado di presentare, di condividere il suo schermo. Esatto, lo vediamo. Sì, vado in modalità presentazione. Bene. Allora, C'è buongiorno. un rettangolino in alto a destra che copre il suo Ecco. titolo. Ecco, adesso può andare. La ringrazio. Buongiorno, mi chiamo Francesco Bianchini e la tesi presenta l'analisi CFD di uno stadio di compressore centrifugo industriale a basso coefficiente di flusso. La prima parte introduce una panoramica sulle principali applicazioni e caratteristiche dei compressori centrifugi. A seguire il test case in esame, sia da un punto di vista geometrico che prestazionale, il setup computazionale, sia in termini di generazione delle griglie di calcolo, sia in termini di metodi d'analisi utilizzati, i risultati e infine le conclusioni e gli sviluppi futuri. I compressori centrifughi sono largamente impiegati in vari ambiti dell'industria. I campi di impiego spaziano in applicazioni di sovralimentazione in motori a combustione interna, per passare ai processi industriali fino alle turbine a gas. E un esempio di slide è il sistema autonomo di accensione per un motore aeronautico. Le principali caratteristiche di un compressore centrifugo sono un ampio range operativo, una configurazione che a seconda del tipo di applicazione può essere a singolo stadio o multistadio, una portata smaltibile che è limitata dall'ingombro radiale, un maggior rapporto di compressione per stadio rispetto agli stessi compressori assiali e un rendimento più basso rispetto sempre agli stessi compressori assiali. Il test case in esame riguarda lo stadio 0028, 056, 037 variante 2, la cui geometria bidimensionale è stata fornita dal gruppo scientifico del professor Galerkin dell'Università Politecnica di San Pietroburgo. Lo stadio è costituito da una girante chiusa, una configurazione molto diffusa per le giranti industriali, un diffusore non palettato. Inoltre il numero di pale è facilmente visibile in slide per il canale di ritorno e per la curva palettata e per la girante appena illustrata. A partire dalle tavole bidimensionali è stata ricostruita la geometria 3D al CAD tramite il software SolidWorks. Il primo passo è stato ricostruire la geometria della girante e del diffusore, a seguire la geometria del canale di ritorno e della curva palettata. L'assieme finale è costituito appunto dall'assemblaggio di parti rotoriche e statoriche create precedentemente. Il risultato del CAD è visibile in questa slide.
A partire dai test sperimentali svolti all'Università Politecnica di San Pietroburgo, al varare della contropressione di scarico, misurando temperatura e pressione, sono state ottenute due curve sperimentali al variare del MAC periferico, una a MAC periferico 0,6, l'altra a MAC periferico 0,8. A seguire sono stati definiti i parametri prestazionali illustrati in slide. È doveroso specificare come sia per il coefficiente di carico Ct che per l'efficienza idraulica eta hyd sono contenuti all'interno due coefficienti beta friction e beta leakage, definiti dall'Universal Modeling Method. Questi significano i coefficienti di perdita legati all'attrito sui dischi, rispettivamente, e il coefficiente di perdita legato alle tenute al labirinto. Per quanto riguarda il setup computazionale, i dettagli per le tre schiere sono visibili in slide per girante diffusore, canali di ritorno e curva palettata. Per il blocco girante diffusore non è stato inserito un piano di miscelamento al fine di evitare un effetto di smoothing delle scie. Per il canale di ritorno sono stati invece utilizzati due vani per consentire di utilizzare la condizione di periodicità 1 a 2 sul numero di pale e quindi evitare anche qui di inserire un piano di miscelamento fra il canale di ritorno e curva palettata. L'analisi che è stata effettuata è stata di tipo stazionario RANS. Per la chiusura della turbolenza è stato utilizzato il modello K-Omega di Wilcox e l'altezza del primo elemento è stata scelta in modo da avere un Y plus minore di 1 in tutto il dominio. L'area è stata modellata in gas perfetto. Per quanto riguarda i risultati, concentrandosi in questa slide, il caso a MAC periferico pari a 0,6, possiamo vedere come la curva Psi del coefficiente di lavoro catturi il range operativo, ma sovrastimi gli esperimenti. La curva, al contrario, Psi-T presenta valori comparabili agli esperimenti. Questa curva, ricordiamo che contiene al suo interno i coefficienti di perdita, beta friction e beta leakage, introdotti e definiti precedentemente. I valori per l'efficienza politropica e l'efficienza idraulica sono stati sottostimati dalla CFD verso lo stallo. Comportamento opposto si presenta verso la zona del choke. Concentrandoci ora sul caso a MAC periferico pari a 0,8, è doveroso specificare come in questo caso per il coefficiente di carico per l'efficienza idraulica siano stati utilizzati i valori beta friction e beta leakage per il caso 0,6, non disponendo di quelli per il caso a MAC periferico 0,8. Si riscontra anche qua un buon accordo fra CFD e esperimenti in termini di coefficiente di carico. Per quanto riguarda l'efficienza politropica e l'efficienza idraulica, eta e eta hyd, si può notare come la CFD sottostimi in tutto il range operativo, ma riesca a catturare comunque la forma corretta di entrambe le curve. In conclusione, quindi, siamo partiti da una ricostruzione geometrica 3D, a seguire un'analisi CFD per due speedline, una a MAC periferico 0,6, l'altra a MAC periferico 0,8. Non sono stati modellati, ma comunque si è tenuto conto degli effetti dovuti ai coefficienti di perdita beta friction e beta leakage, definiti appunto dall'Universal Modeling Method. E si è potuto vedere come si sia riscontrato un maggior accordo fra CFD e dati sperimentali di entrambi i parametri, quindi sia per Psi che per Eta, nel caso a MAC periferico 0,6. In conclusione, quindi, l'analisi CFD si è riscontrata come un valido strumento per lo studio di questa tipologia di stadi. In termini di sviluppi futuri, saranno effettuati confronti sia in termini di profili radiali delle varie grandezze, sia in termini di mappe di flusso fra CFD e esperimenti. Questi confronti, inoltre, saranno realizzati dopo aver effettuato una campagna sperimentale di maggiore dettaglio che è prevista prossimamente. Con questo concluso, vi ringrazio per l'attenzione.
Bene, ringrazio Francesco Bianchini anche per aver, diciamo, presentato questo lavoro in modo molto rapido e apro la discussione, chiedo ai membri della commissione se hanno delle domande o anche delle semplici richieste di chiarimento per il candidato. Ho una domanda io. Anche diciamo che il lavoro è stato fatto, se ho ben capito, in collaborazione tra due diversi enti, tra due diverse università. Potrebbe ripetermi magari più specificamente quindi qual è stato il suo contributo, invece quali cose diciamo, sono state le ha ricevute dai due gruppi di ricerca? Quindi qual è stato in particolare il suo contributo diciamo, innovativo in questa attività? Sì, allora spiego. Ritornando indietro, allora sostanzialmente il discorso è stato questo. Allora, inizialmente la geometria bidimensionale, quindi sia come può vedere per tutto lo stadio, sia per ovviamente girante e per il tratto canale di ritorno e curva palettata, sono stati forniti dall'Università Politecnica. Da qua io sono partito per ricostruire la geometria 3D al CAD usando SolidWorks e a partire poi inoltre dai test sperimentali svolti dall'Università Politecnica, avendo i test sperimentali è stato possibile poi dopo effettuare appunto i calcoli CFD di confronto per potersi appunto allineare e cercare di allinearsi il più possibile ai test sperimentali che appunto sono stati effettuati al variare della contropressione di scarico, misurando appunto temperatura e pressione e determinando quelle appunto due curve sperimentali a Mach periferico 0,6 a Mach periferico 0,8. Quindi Benissimo, diciamo, in sostanza sono queste due cose, insomma. sì, mi è chiarissimo adesso. Bene. Non so se ci sono altre domande o altri commenti. No, bene, allora per il momento Francesco si può accomodare e rimanere in attesa naturalmente guardando i suoi colleghi. Allora, a questo punto invito il prossimo candidato che è Alessio Fortunato. Sì, ci sono, mi sentite? Sì, Alessio, sentiamo. Allora, adesso hai i privilegi di presentatore, quindi puoi condividere il tuo schermo. Sì. Vedete? Sì, benissimo, puoi iniziare, grazie. Buongiorno a tutti, la mia tesi mira ad analizzare l'efficacia di un sistema di airbag integrato sul motoveicolo per la protezione delle gambe nel caso di urto laterale con un'auto. L'idea nasce dalla necessità di dover proteggere gli arti inferiori del motociclista, che spesso sono la parte più colpita del corpo e le cui lesioni possono provocare anche danni permanenti. A questo proposito, nel corso di questa presentazione verranno mostrate in breve le scelte e i passaggi logici che hanno portato allo sviluppo del dispositivo di protezione, che è composto da due airbag di uguali dimensioni. Prendendo in considerazione poi i risultati dei lavori precedenti, tramite un processo di ottimizzazione si sono trovate le caratteristiche ottimali del dispositivo, che è stato quindi modellato in 3D all'interno di un ambiente virtuale e successivamente, per valutarne l'efficacia, sono stati effettuati crash test tra un modello di auto Ford Taurus, un modello di moto rigida fornito da Ducati e utilizzando un modello di manichino Hybrid 3. Quindi in questa slide è riportato il processo di ottimizzazione effettuato tramite un algoritmo genetico, il cui scopo è quello di determinare le caratteristiche ottimali dell'airbag, imponendo dei domini in cui ricercare la soluzione. Questi domini sono definiti dalle variabili riportate nella tabella in alto a destra. E in accordo poi con le specifiche imposte da Ducati e dall'azienda costruttrice di airbag, si sono definiti dei limiti superiori e inferiori da dover rispettare. In più, attraverso una simulazione monodimensionale di impatto tra auto e moto, sono stati calcolati anche parametri come tempi di impatto, schiacciamento della gamba, energia cinetica della moto ed altri parametri che vengono utilizzati quindi dall'algoritmo genetico per andare a
trovare appunto le caratteristiche ottimali delle bag e quindi massimizzare una funzione obiettivo minimizzando sia lo schiacciamento della gamba che allo stesso tempo l'energia cinetica della moto post-urto. In più, all'interno dell'algoritmo sono stati inseriti dei vincoli di tipo tecnologico per quanto riguarda la temperatura e la pressione massima dell'airbag e un vincolo di tipo geometrico utile a non avere geometrie dell'airbag troppo pronunciate. Eseguito quindi il processo di ottimizzazione, si è arrivati a definire un airbag che presenta le caratteristiche riportate nella prima tabella ed in particolare l'airbag ha una superficie di base di 1420 cm2 con un volume di 69 litri e nessun foro di laminazione. Con queste caratteristiche si riesce ad ottenere nella simulazione monodimensionale uno schiacciamento nullo con una pressione massima dell'airbag ben al di sotto del limite imposto di 3 bar. Nella figura in basso a sinistra sono poi rappresentate le superfici a disposizione per il posizionamento dell'airbag che erano state scelte inizialmente per occupare il maggior spazio disponibile sulla moto. Dopodiché, in seguito al processo di ottimizzazione, anche al fine di rispettare la superficie calcolata dall'algoritmo genetico, sono state definite delle sezioni rettangolari e queste due sezioni, che sono visibili nella figura a destra, sono state poi posizionate anche per rispettare allo stesso tempo la superficie di impatto che è rappresentata dalle due aree rosse nella figura, sempre calcolate dall'algoritmo genetico, in più anche per conferire agli airbag una superficie di appoggio posteriore. Con queste caratteristiche quindi si è sviluppato il modello 3D dell'airbag ed è utile precisare che non essendo stata fornita la geometria dell'airbag ripiegato prima del gonfiaggio, questo è stato modellato tramite un volume iniziale a forma di parallelepipedo, appunto a sezione rettangolare, ed è stato modellato poi con elementi bidimensionali, in cui sono stati inseriti anche due setti, che sono visibili dalla figura, che sono utili appunto a preservare la geometria dell'airbag gonfiato, che altrimenti assumerebbe una forma molto distante da quella ideale. Per il gonfiaggio dell'airbag è stato quindi effettuato un processo di calibrazione, in quanto con la curva di portata fornita dall'azienda costruttrice si dovevano rispettare volumi di parametri quali volume, pressione, temperatura e massa, definiti appunto nel modello monodimensionale. Nei grafici infatti si può notare come superato un breve transitorio di circa 70 millisecondi, tutti i parametri raggiungono il valore obiettivo a meno di un piccolo errore trascurabile. Quindi i valori raggiunti alla fine del processo di gonfiaggio rappresentano i parametri dell'airbag nel momento dell'impatto con l'auto. Dopo aver validato il modello monodimensionale, il passo successivo è stato quello di modellare anche delle cinghie di supporto per limitare il movimento degli airbag durante l'impatto. Inizialmente sono state modellate delle cinghie con elementi monodimensionali e ne sono state utilizzate 6 per airbag, di cui 2 sulle superfici laterali e 2 sulla superficie inferiore, come si può vedere appunto dalla figura in basso. A questo punto sono stati effettuati dei test sia senza cinghie che con le cinghie e si è effettivamente constatato che l'utilizzo delle cinghie permetteva un minor scorrimento dell'airbag sul paraurti dell'auto nella fase di compressione e questo è visibile nelle due immagini a destra in cui sono state messe a confronto le due simulazioni. Tuttavia il problema di questo tipo di cinghie era che non si adattavano bene alla deformazione dell'airbag, soprattutto nella fase di compressione, determinando quindi un comportamento non troppo realistico. Per questo motivo sono state modellate anche cinghie con elementi bidimensionali e in questo modo si riesce ad ottenere un comportamento realistico delle cinghie appunto sempre soprattutto durante la fase di compressione a fronte però di un leggero aumento del costo computazionale. Arriva quindi alla fase dei test, inizialmente sono state eseguite simulazioni senza airbag nelle 5 configurazioni visibili nella figura. Dopodiché sono stati effettuati test con airbag e cinghie monodimensionali nelle sole configurazioni C90 e C110 e successivamente test con airbag e cinghie di supporto bidimensionali in tutte e 5 le configurazioni. È doveroso precisare però che nelle simulazioni con cinghie 1D gli airbag sono stati rivestiti da uno strato di silicone
che è servito ad aumentare il coefficiente di attrito con i paraurti dell'auto, appunto in modo tale da limitare quello scorrimento verso l'alto degli airbag che si è visto nella slide precedente. Mentre nella simulazione con cinghie bidimensionali lo strato di silicone è stato rimosso, ma sono state aggiunte delle ulteriori cinghie di ritegno all'interno dell'airbag e delle cinghie, ulteriori cinghie di collegamento, sempre per limitare, il movimento degli airbag, soprattutto durante la fase di compressione. Prima di mostrare i risultati, però, è necessario precisare che il manichino utilizzato non è validato per gli impatti laterali, però l'utilizzo dell'Hybrid 3 è risultata una scelta obbligata, in quanto non ci sono al momento modelli ad elementi finiti di manichini adatti allo scopo di questa tesi. Per questo motivo, per valutare i danni riportati dal motociclista, non sono stati utilizzati limiti biomeccanici presenti in letteratura, ma si è eseguita solamente una valutazione comparativa delle quantità registrate sulle celle di carico dell'Hybrid 3, sia nel caso con airbag che nel caso senza airbag. Ed in particolare, utilizzando simulazioni senza airbag, si sono ricavati i valori massimi per ogni parametro, sono quelli visibili in tabella, e sulla base di questi è stata fatta una loro adimensionalizzazione che sarà appunto presente nelle tabelle delle diapositive successive. Quindi, nella configurazione C90, con l'utilizzo di cinghie di supporto 1D, si nota che a causa della presenza degli airbag la dinamica del manichino varia, ed in particolare in questo caso si ha un peggioramento dell'HIC, che è un parametro correlato all'accelerazione della testa e che viene utilizzato appunto per quantificare le lesioni alla testa. Questo è dovuto principalmente alla maggiore accelerazione della testa del manichino, che nelle prime fasi dell'impatto tende a ruotare più velocemente. Per quanto riguarda invece gli arti inferiori, si ha un aumento della forza assiale, del momento torcente sul femore, ma anche dello schiacciamento della coscia. E questo è dovuto al fatto che in questa configurazione l'elevata dimensione degli airbag determina l'intrappolamento della gamba, che è appunto visibile nella figura in alto. Un risultato simile si ottiene anche nella configurazione C110, in cui nella simulazione con gli airbag è visibile l'impatto della testa con il paramano della moto, e anche in questo caso si nota un aumento dei carichi sul femore, ed in particolare la forza assiale supera il valore di riferimento. Questo accade perché gli airbag si piegano in verso opposto a quello di avanzamento della moto, determinando quindi lo schiacciamento della gamba, e questo determina quindi l'aumento anche dei valori di schiacciamento di coscia e polpaccio, che appunto aumenta. Vengono mostrate adesso le simulazioni con cinghie 2D, questa è quella relativa alla configurazione C45, che non mostra dinamiche particolari del manichino, infatti dalla tabella si nota anche una riduzione della maggior parte dei parametri rispetto alla simulazione senza airbag, con un aumento solo dei carichi sul femore. Questo fenomeno è dovuto principalmente all'impatto del ginocchio e poi della caviglia con gli airbag, come si può notare dalla figura in alto a destra. Nella configurazione C70 si ottengono risultati molto simili, con un aumento del momento flettente e torcente del femore, il quale supera leggermente il valore di riferimento. Questo è dovuto all'impatto del piede con l'airbag, che determina appunto l'aumento del momento, come si può vedere dalla figura in alto. Anche nel caso della configurazione C90 si ha un miglioramento globale della maggior parte dei parametri, tuttavia, nella simulazione, come nella simulazione precedente, si riscontra un aumento notevole del momento torcente sul femore, dovuto però ad una causa diversa. In questo caso il ginocchio rimane incastrato nello spazio tra moto ed airbag frontale, come si può vedere dalla figura, e quindi questo determina anche un peggioramento nel valore di schiacciamento della coscia. Nel caso della configurazione C110 si nota un notevole peggioramento dei parametri nel caso di simulazione con airbag. Anche in questo caso l'HIC supera il valore di riferimento a causa del fatto che la testa ruota in modo molto pronunciato quando colpisce il manubrio della moto, e anche la forza assiale e il momento torcente del femore aumentano. In particolare la forza assiale supera il valore di riferimento. Il motivo è associato sempre all'impuntamento del ginocchio, come si nota nella come si è notato nella simulazione precedente, e dalla tabella si nota anche che i valori di schiacciamento aumentano, e questo è dovuto al fatto che gli airbag si piegano e schiacciano la gamba, esattamente come succedeva nella stessa configurazione, però con cinghie monodimensionali. L'ultima configurazione è la C135, dove si nota un miglioramento globale dei parametri e dall'animazione si può vedere il forte impatto della testa con il manubrio della moto, però il forte peggioramento si ha soprattutto nei valori di schiacciamento della gamba, sempre a causa del movimento laterale degli airbag che schiaccia la gamba durante l'impatto, e questo è ben visibile nella figura in alto.
Quindi, per riassumere, nell'istogramma vengono mostrate le varie criticità associate alla presenza degli airbag e in quante e quali simulazioni avvengono. Si può quindi constatare che le configurazioni più critiche sono sicuramente la C90, la C110 e la C135, in cui si nota sempre l'impatto della testa con la moto, ma anche un aumento dei valori di schiacciamento della gamba. Quindi si può affermare che gli airbag determinano un miglioramento dei parametri solo in alcune configurazioni e in generale portano a una variazione della dinamica del manichino rispetto al caso senza airbag, un incremento dei carichi sul femore e una minore libertà di movimento della gamba durante l'impatto. Per concludere, quindi, i limiti riscontrati in questo studio sono stati sicuramente l'utilizzo di un manichino non validato per gli impatti laterali, la geometria del paraurti dell'auto, in quanto diverse geometrie potrebbero fornire risultati diversi da quelli visti in queste simulazioni, e la moto rigida. Infatti, utilizzare un modello di moto deformabile permetterebbe anche una stima più precisa dei valori di HIC e degli altri parametri. In futuro, quindi, si può pensare di utilizzare un manichino biofedele per avere una maggior precisione dei risultati, di introdurre ulteriori punti di ancoraggio per stabilizzare gli airbag durante l'impatto e di ridurre il volume degli airbag in termini di sezione e profondità. Inoltre, un volume minore potrebbe permettere di limitare il contatto del ginocchio in generale della gamba e quindi diminuire i carichi associati alla torsione e alla flessione del femore. Ho finito, grazie. Grazie Alessio per la presentazione. E apro la discussione, chiedo ai colleghi se hanno delle domande da rivolgere al candidato. Sì, sono Berzi. Vorrei fare una domanda al candidato, diciamo una domanda più di prospettiva che riguardante ciò che lui ha presentato. Ecco, la mia domanda è questa: ritiene che aggiungere lo studio di airbag integrativi rispetto a quelli sulla moto, per esempio sul giubbotto o sulle spalle del guidatore, possa permettere di massimizzare gli effetti positivi di questi airbag laterali? Grazie. Allora, sicuramente sì, si è visto infatti dalle varie simulazioni che il manichino tende molto spesso a colpire appunto la moto e in generale anche per esempio in alcune configurazioni si è visto la caduta del manichino verso il suolo. Quindi sicuramente integrare airbag protettivi magari in una tuta o comunque negli indumenti protettivi sicuramente amplia quelle che sono le possibilità di miglioramento dei vari parametri anche visti in queste, nelle tabelle di queste simulazioni. Grazie. Una domanda anch'io. Prego. Una domanda e un commento. La domanda riguarda, forse mi è sfuggito, le modalità con cui vengono attivati questi airbag nel caso di urto incipiente, cioè qual è il meccanismo che fa attivare l'airbag? Allora, Poi faccio anche il commento. Credo che una limitazione, ma mi sembra sia stata già evidenziata nelle conclusioni, una limitazione di questo studio sia legato ad aver fatto riferimento ad un'unica geometria per quanto riguarda l'auto, perché chiaramente l'altezza dei paraurti può influenzare notevolmente poi l'esito dei risultati. sì, allora, riguardo la domanda, devo precisare che il metodo con cui gli airbag si aprono non è stato definito all'interno del progetto. Noi ci siamo limitati tra virgolette, a studiare l'efficacia dell'airbag nelle varie configurazioni. Il sistema di riconoscimento magari dell'avvicinamento della macchina o in generale dell'impatto, però non è stato modellato, non è stato considerato in questo progetto, in questo studio. E poi appunto riguardo il commento, sì, come ho detto, noi abbiamo utilizzato una geometria generica, una Ford Taurus che rispecchia una caratteristica generale delle auto, però appunto ci può essere l'impatto con un camion o con qualsiasi altro veicolo che presenta geometrie differenti e quindi sicuramente i risultati saranno poi differenti. Ci sono altri commenti? Certo, Io ho una domanda, se posso. Michele. Sì, appunto, grazie per la precisazione. Appunto, si vedeva che l'airbag era già aperto quando avveniva l'impatto. Appunto, anch'io mi domandavo,
se il primo impatto avviene già sull'arto, cioè sulla gamba e poi si gonfia l'airbag, ovviamente si deve aprire prima in qualche modo, altrimenti non dà protezione. E l'altra cosa che forse ha detto, ma non si vedeva poi così chiaramente nella simulazione, perché la moto si vedeva, diciamo, dalla vista frontale, era se il moto di tutti e due i veicoli era lo stesso, cioè se erano tutti e due a 30 km orari, se ho ben capito, oppure c'erano delle velocità variabili. In questa slide si vedono appunto le varie configurazioni che sono state testate, e appunto sì, le velocità dei veicoli sono entrambi di 30 km orari, ovviamente la direzione della moto è sempre la solita, cambia invece la direzione dell'auto, però sì, le velocità dei veicoli sono identiche. Quindi la domanda è, sarebbe da valutare anche eventualmente l'impatto di velocità diverse, cioè qual è l'effetto di velocità diverse sull'impatto. Quindi, assolutamente. Certo. Ora, io immagino che a velocità anche molto più elevate, diciamo che essendo il manichino, comunque il motociclista in generale, per sua natura più esposto agli impatti, a differenza di un guidatore di un'automobile, aumentare ancora le velocità di impatto limita ancora di più l'efficacia poi di quello che è l'airbag, o meglio, magari la gamba può essere protetta, però appunto la maggiore velocità di impatto genererebbe effetti inerziali maggiori, che quindi causerebbero danni magari per altra natura al manichino. Ti ringrazio. Michele, aggiungo un'informazione che appunto non è in possesso di Alessio, perché questi dati gli sono stati forniti come condizione al contorno, ma sono stati determinati in un'altra attività svolta per il progetto europeo Pioneers, queste velocità sono state determinate sulla base di un'analisi incidentologica con dati in depth dal database GIDAS, e in pratica permettono di coprire circa il 40% degli incidenti che avvengono in ambito urbano. Questa è la motivazione a questi particolari valori. Ovvio che il tuo commento è assolutamente valido: una volta ottenuto un effetto positivo per queste velocità, poi dovranno essere esplorati gli effetti ad altre velocità. Grazie. Ok, ringrazio il candidato e anche i commissari per la discussione, quindi lo ringrazio e si può accomodare, e passiamo al prossimo candidato, che è Geremia Mazzanti. Buongiorno. Al quale vado subito a dare il controllo. Dovresti essere in grado di condividere il tuo schermo con noi. Mi dice di no ancora. No? Sei Geremia Mazzanti, sei presentatore, quindi... Ah, ok, vedete? No. Ok, aspetti. Ma stai condividendo? No, aspetti, ora mi fanno fa fare. Vedete? No. Devi andare sul tasto in basso share. Ecco, sta arrivando. Bene, grazie. Puoi procedere. Buongiorno a tutti, la mia tesi parla dello studio in condizioni di off-design delle prestazioni di un casco integrato con intelligenza artificiale per la stima dei danni alla testa. Ogni anno in Europa muoiono circa 3.600 motociclisti in incidenti stradali. I danni alla testa sono la principale causa di morte a seguito di un incidente. Molte volte chi subisce un trauma cranico non se ne accorge immediatamente. Per questo motivo la prontezza dei soccorsi a seguito di un trauma è fondamentale, per evitare quindi danni che sono irreversibili. Negli anni quindi si è cercato di valutare quale era la correlazione tra le accelerazioni e i danni arrecati. I danni alla testa dipendono sia dall'accelerazione lineare che dall'accelerazione rotazionale della testa, ma dipendono anche dalla durata di impatto e dal punto di impatto stesso. Per questo motivo, avere l'intera storia temporale dell'accelerazione permetteva di stimare al meglio i danni cerebrali.
Per questo motivo negli anni sono stati sviluppati i primi dispositivi per la stima dell'accelerazione della testa e quindi dei danni. Questi dispositivi sono tuttora utilizzati in ambiente sportivo. Il primo è l'Impact Telematic System. Questo utilizza 6 accelerometri perpendicolari alla testa premuti da molle per rimanere solidale alla testa stessa. Il secondo dispositivo è il SixDoF, il quale utilizza 12 accelerometri tangenziali alla testa, anche questi premuti da molle per rimanere solidali. Infine c'è il G-Tracker Force, il quale utilizza un accelerometro triassiale e un giroscopio. Questa volta però i sensori sono integrati nel casco. Sulla scia di questi studi, quindi, il laboratorio Moving ha generato un dispositivo, nello specifico un modello di smart helmet, che utilizzava 12 accelerometri integrati nel casco, un modulo di intelligenza artificiale che era composto da una rete neurale per la stima delle accelerazioni lineari della testa e una rete neurale per la stima delle accelerazioni rotazionali della testa. Per lavorare con le reti neurali, quindi, è necessario fare 2 fasi. La prima è la fase di training e la seconda è la fase di testing. Nella parte di training, quindi, è necessario utilizzare i segnali di 12 accelerometri e le accelerazioni su X, Y e Z della testa. In questo modo è possibile quindi addestrare la rete neurale. Per quanto riguarda invece la fase di testing, i segnali di 12 accelerometri vengono portati in input alla rete neurale già addestrata e quindi in output la rete stimerà le accelerazioni lineari o rotazionali a seconda del tipo di rete su X, Y e Z. Naturalmente per fare questo sono necessarie delle simulazioni di impatto. Nello specifico, sempre il laboratorio Moving ha fornito un database di 700 simulazioni di impatto, però in alcune c'erano alcune problematiche. Per questo motivo il database iniziale costituiva in 638 simulazioni di impatto. Queste 638 simulazioni sono state divise in 574 configurazioni per il training della rete, mentre le altre 64 sono state utilizzate per il testing. Quindi gli obiettivi di questa tesi erano quelli di innanzitutto risolvere i problemi che erano presenti in alcune simulazioni. Dopodiché capire quanti e quali accelerometri erano realmente necessari per la stima dell'accelerazione della testa e infine capire cosa comportava la rottura di un accelerometro a livello di performance del dispositivo. Quindi parlando del modello elementi finiti, questo è stato fornito dal laboratorio Moving. Nel database con le 700 configurazioni, come già detto, alcune presentavano problemi. Di fatto, se la velocità di impatto era troppo elevata o il piano troppo inclinato, la testa compenetrava nella schiuma frontale. È stato quindi necessario cambiare la tipologia di contatto tra testa e schiuma. Nello specifico, si è passati da un automatic surface to surface a un forming surface to surface. Il contatto forming è un contatto nel quale non c'è la distinzione tra superfici master e superfici slave e in alcune configurazioni di impatto in cui la testa compenetrava riesce a risolvere il problema, come si può vedere nella simulazione a destra. Però questo presenta delle problematiche. Di fatto questo presenta un costo computazionale maggiore e rischia di aumentare troppo le tempistiche di analisi. Inoltre non risolveva il problema di compenetrazione in tutte le 62 configurazioni che presentavano i problemi di compenetrazione, come si può vedere nella simulazione qua a sinistra, dove la testa continua a compenetrare all'interno della schiuma. Per questo motivo si è deciso di ritornare a utilizzare l'automatic surface to surface utilizzando l'opzione soft uguale a 2. L'opzione soft uguale a 2 permette di trovare i segmenti che compenetrano e non i nodi. Una volta che vengono trovati quindi i segmenti che compenetrano, viene calcolato qual è il master segment in modo da applicargli delle forze opposte alla compenetrazione. In questo modo si riescono a risolvere i problemi in tutte le 62 configurazioni di impatto che presentavano problemi. Però anche questo contatto aveva dei problemi. Di fatto si riscontrava una riduzione del time step che quintuplicava la durata dell'analisi. Naturalmente farlo per tutte le 638 configurazioni portava a tempi troppo lunghi, però si era visto che rimuovendo l'incollaggio tra schiuma e mentoniera il tempo ritornava a quello iniziale. Per questo motivo si è capito che c'era delle incompatibilità tra il contatto tra testa e schiuma e tra schiuma e mentoniera. Per questo motivo è stato necessario separare i nodi che erano nei due contatti. Nello specifico, i nodi interni alla schiuma sono stati utilizzati per il contatto con la testa, mentre i nodi esterni della schiuma sono stati utilizzati per l'incollaggio con la mentoniera.
In questo modo il tempo d'analisi tornava a quello iniziale e i problemi di compenetrazione sono stati risolti in tutte le 62 configurazioni che presentavano problemi. Ritornando quindi al dispositivo, al modello del dispositivo fornito dal laboratorio Moving, questo presentava 12 accelerometri tangenziali al casco. Le loro posizioni sono riportate in figura. La struttura delle due reti neurali era composta da un input layer con 12 accelerometri, appunto, un LSTM layer con 200 neuroni, un fully connected layer con 50 neuroni e infine un output layer dove in output si aveva appunto le accelerazioni su X, Y e Z della testa, lineare con la rete per la stima delle accelerazioni lineari e rotazionali con la rete per la stima delle accelerazioni rotazionali. Naturalmente, quindi, per avere una valutazione sulle performance del dispositivo, quindi è stato necessario confrontare le accelerazioni di target con le accelerazioni stimate dalla rete neurale. Per fare questo, quindi, è stato calcolato l'errore medio distribuito nel tempo, sia per le accelerazioni lineari, sia per le accelerazioni rotazionali. Come si può vedere, l'errore sulle accelerazioni lineari è più basso rispetto a quello sulle accelerazioni rotazionali. Inoltre, in entrambi i casi, si ha un picco di errore al momento dell'impatto. Quando poi la testa si stacca dal suolo, l'errore di stima tende a diminuire, come si vede sia per le lineari che per le rotazionali. Nelle prossime diapositive sarà presentato solamente l'errore sulle accelerazioni, sulla stima delle accelerazioni lineari, ma le stesse considerazioni possono essere fatte anche per la stima delle accelerazioni rotazionali. Questi dati comunque sono molto promettenti rispetto ai dispositivi attualmente in uso. Ad esempio, il G-Tracker Force aveva un errore sul picco lineare che andava dal 22 al 35%. Nel nostro caso, invece, con 12 accelerometri, sempre l'errore era poco superiore al 10%. Quindi, parlando di riduzione di accelerometri, per valutare quale era il numero ottimale di accelerometri, è stata fatta una riduzione sequenziale, cioè sono state addestrate 12 diverse reti via via con un accelerometro sempre minore. Naturalmente, come ci si aspettava, l'errore aumentava al diminuire del numero di accelerometri, però se la rete aveva più di 4 o 5 accelerometri, l'errore non era molto maggiore rispetto alla configurazione di riferimento con 12 accelerometri. Quindi questo significava che 12 accelerometri erano sicuramente ridondanti per la stima dell'accelerazione della testa. Quindi si è deciso di, naturalmente utilizzando 3, 2, 1 accelerometro, l'errore era molto più elevato. Per questo motivo si è deciso quindi di utilizzare una rete con 5 accelerometri, il cui errore sta intorno al 15%. Naturalmente però era necessario capire quali 5 accelerometri dei 12 utilizzare. Per fare questo quindi è stata condotta una principal component analysis. La principal component analysis permette di trovare la direzione di massima varianza in un sistema con più variabili. Naturalmente, se le variabili fossero state due, quindi due accelerometri, è possibile rappresentare questo processo graficamente. Quindi, inserendo i dati del primo e del secondo accelerometro, è possibile calcolarsi quindi la matrice di covarianza dei dati. Dalla matrice di covarianza è possibile quindi calcolarsi gli autovalori e gli autovettori. Gli autovettori rappresentano le direzioni principali, quindi le direzioni di massima e di minima varianza, mentre gli autovalori rappresentano i moduli, quindi in questo caso A1 sarebbe la direzione principale, cioè la direzione di massima varianza. Trovando quindi le componenti di questa direzione principale, è possibile trovare il contributo di ciascun accelerometro. Nello specifico, il contributo dell'accelerometro 1 è A11, il contributo dell'accelerometro 2 è A21. Riferendosi quindi al caso 12 dimensionale della configurazione di riferimento, la matrice di covarianza sarà una 12x12. È possibile quindi trovare 12 autovalori e 12 autovettori. Ordinandoli quindi in ordine di importanza dato dal valore degli autovalori, è possibile quindi trovare l'autovettore principale, cioè la direzione principale. Ciascuno di questi componenti sarà l'importanza di ciascun accelerometro nel determinare appunto la direzione principale. E quindi questo dà un'informazione sull'importanza dei 12 accelerometri. Naturalmente tutto questo è stato fatto per una configurazione di impatto. Per avere una visione globale è necessario mediare queste percentuali di importanza su tutte le configurazioni di impatto che si aveva nel training. Qui in tabella sono riportate quindi le percentuali di importanza di ciascun accelerometro.
come si può vedere, non c'è in realtà un accelerometro fondamentalmente molto più importante degli altri, ma le percentuali si assomigliano. Se si volesse prendere una configurazione con 5 accelerometri e con i 5 migliori, gli accelerometri da prendere sarebbero l'1, il 5, il 7, il 10 e l'11. Ma non essendoci un accelerometro più importante degli altri, prendendo un'altra configurazione con 5 accelerometri, l'errore di stima non dovrebbe variare molto. Per valutare quindi la correttezza di questa analisi, comunque sono state addestrate altre 7 diverse configurazioni con 5 accelerometri per valutare come variava l'errore. Come si può vedere, non c'è una eccessiva variazione tra una rete e l'altra, e quindi si è ritenuto opportuno quello che la PCA ha calcolato. Cioè si è ritenuto opportuno ritenere corretto ciò che la PCA aveva calcolato. Per quindi andare avanti sullo studio della rottura di un accelerometro, si è quindi utilizzato la miglior configurazione venuta fuori dalla PCA, la quale presentava un errore non troppo superiore alla configurazione di riferimento con 12 accelerometri. Per quanto riguarda la rottura, quindi il segnale generato da un accelerometro rotto dipende dal tipo di rottura dell'accelerometro stesso. Nello specifico, se si rompe un cavo elettrico, il segnale generato sarà sempre costante a zero, mentre in blu è rappresentato il segnale dell'accelerometro funzionante. Se invece si ha un danneggiamento del sensore, il segnale generato sarà un segnale randomico con una certa ampiezza, chiamato appunto rumore bianco. Per valutare quindi le performance di questo smart helmet con un accelerometro rotto, è stata fatta la fase di training con tutti e 5 gli accelerometri funzionanti, mentre nella fase di testing 4 accelerometri erano considerati funzionanti, mentre in uno è stato inserito il segnale dell'accelerometro rotto, o a causa del danneggiamento del sensore o a causa della rottura di un cavo elettrico. Guardando quindi i risultati sull'errore di stima, si vede che la rottura degrada notevolmente la stima dell'accelerazione della testa. Di fatto, come si può vedere, qui è riportata la curva con 5 accelerometri funzionanti, mentre quest'altra sono le curve di stima con un accelerometro rotto. Inoltre si vede che l'errore di stima è fortemente variabile a seconda di quale accelerometro si rompe, sia nel caso di rottura di un cavo, sia nel caso di danneggiamento del sensore. Quindi, essendo le prestazioni degradandosi molto alla rottura di un accelerometro, è preferibile quindi evitarne la rottura. Come conclusione, quindi, cambiando il contatto tra testa e schema frontale, si sono risolti i problemi nell'ambiente virtuale. 12 accelerometri nella configurazione di riferimento erano ridondanti e utilizzando le 5 l'errore di stima rimaneva comunque molto simile. Inoltre non c'è un accelerometro più importante di altri per la stima dell'accelerazione della testa e la rottura dell'accelerometro degrada fortemente le prestazioni del dispositivo e quindi è necessario che nessun accelerometro si rompa. Come sviluppi futuri potrebbe essere necessario quindi un sistema di diagnostica che valuti il corretto funzionamento di ciascun accelerometro prima che l'utente utilizzi il casco. È necessario inoltre ottimizzare i parametri della rete neurale. Di fatto, un'ulteriore ottimizzazione dei parametri delle reti neurali potrebbe portare a un'ulteriore riduzione dell'errore di stima dell'accelerazione della testa. Infine, potrebbe essere, cioè è necessaria, una validazione sperimentale del dispositivo. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Geremia Mazzanti per la presentazione. Anche in questo caso chiedo ai membri della commissione se hanno delle domande per il candidato. Una curiosità io. Sì. Le dimensioni dell'oggetto, che dimensioni si stima possono avere per essere inserito poi all'interno del casco? Questo dispositivo è stato per ora sviluppato solo a livello di software utilizzando MATLAB e quindi per quanto riguarda le reti neurali ancora in pratica non è stato studiato, non è stato oggetto di studio in questo lavoro. Questo qua. È stato utilizzato un casco comunque da una ditta. E sono state anche inoltre qui ho delle slide di backup per farle vedere.
è stato fatto inoltre un confronto su un test sperimentale su un'altra tipologia di casco, che però proveniva dalla stessa ditta del modello che utilizzava il modello del nostro casco. Come si può vedere, le accelerazioni della testa sono molto simili a quelle delle nostre simulazioni, sia per quanto riguarda le accelerazioni lineari, sia per quanto riguarda le accelerazioni rotazionali. Quindi si è ritenuto che comunque il modello rispecchiasse bene la realtà e questo. Forse però il professor Capitani si riferiva, sì, alle dimensioni, o non ho capito se della centralina o se del sistema di acquisizione. Sì, sì, no. Hai pensato il caso. Mi riferivo su questo, non è stato... All'ingombro dell'oggetto, una volta realizzato con la centralina e 12 accelerometri, se avevate stimato un ingombro in modo che potesse essere inserito all'interno del casco. No, questo ancora non è stato stimato in questo lavoro e naturalmente andrà fatto negli sviluppi futuri anche questo, soprattutto nella validazione sperimentale del dispositivo, anche andrà studiato questo problema. Cioè, anche facendo riferimento agli oggetti che erano stati presentati all'inizio come oggetti già in commercio per altre applicazioni. Cioè questi, se inserite solamente gli accelerometri all'esterno del casco, ma gli ingombri non sono, cioè è solamente stato studiato a livello di software, quindi su MATLAB e con i dati ricevuti. Posso aggiungere magari due parole per precisare? Diciamo, Geremia si è occupato poi principalmente della fase di sviluppo in ambiente virtuale, mentre nell'attività principale in cui questo dispositivo poi è stato sviluppato, in realtà sono stati considerati alcuni di questi aspetti, ad esempio, come precisava anche lei, professore, i dispositivi già usati utilizzano dei sensori fatti specifici, fatti miniaturizzati ad hoc, quindi diciamo non ci sarebbero dei problemi di ingombri a livello di sensoristica, e comunque anche la parte hardware non dovrebbe occupare una porzione ingombrante all'interno del casco. Quindi non so se questo può darle una visuale, una panoramica. Sì, questo volevo sapere se avevate già pensato, sì, a... Esatto, diciamo che non era... Esatto, diciamo non era all'interno della tesi di Geremia, quindi non se ne è occupato, perché comunque lui ha analizzato principalmente lo sviluppo in termini in ambiente virtuale, quindi per questo non aveva preso in considerazione questo aspetto. Grazie. Ci sono altre domande da parte di altri commissari? Sì, sono Giovanni Savino. Prego, Giovanni. Vorrei domandare con quale criterio sono posizionati i 12 accelerometri all'interno del casco? Anche questo è stato uno studio fatto precedentemente al mio lavoro. Sono partito con 12 accelerometri già posizionati e ho valutato quindi quali tra questi erano più importanti. Naturalmente è stato utile riferirsi a modelli già sviluppati. Come avevo già detto, nel SIXDOF venivano utilizzati 12 accelerometri tangenziali alla testa e quindi un po' è stato ripreso anche dispositivi precedenti. Ok, se ci sono altre domande ancora? No, va bene. Allora ringrazio il candidato, Geremia. E grazie a voi. Prego di accomodarsi. E chiamo a questo punto Neri Edoardo. Sì, eccomi. Tra pochi istanti dovrebbe essere in grado di poter condividere, sì, la sua presentazione. Riuscite a vedere? Sì, sì, la vediamo. Magari all'inizio. Sì. Allora, prego, a lei. Buongiorno a tutti, sono Edoardo Neri, vi presento il lavoro di tesi dal titolo Impostazione del progetto di una moto elettrica.
Questo lavoro, che è stato svolto presso l'azienda meccanica 42, aveva come obiettivo quello di progettare il telaio, il forcellone, i montanti e la sospensione anteriore di una moto elettrica a partire da un concept design, cercando di mantenere una geometria più fedele possibile a quella del bozzetto di stile e di avere il minor numero possibile di saldature in vista. Questa moto è caratterizzata da un pacco batterie che pesa 92 kg, posto, diciamo, dove nelle moto tradizionali è presente il motore, mentre per quanto riguarda il motore, che è un motore da 15 kW con un peso di 46 kg, viene posto direttamente alla ruota. Inoltre per questa moto è previsto un volume produttivo per una serie commerciale e il materiale indicato per la realizzazione dei vari componenti è quello dell'alluminio, per avere un materiale che premia la leggerezza e che dia comunque un senso di modernità alla moto. Quindi si è partiti dal dividere la geometria del bozzetto di stile in quattro blocchi, dove il blocco A è relativo al canotto di sterzo, ma che non è stato preso in esame, in quanto il canotto di sterzo viene comprato dal cliente e poi saldato a tutto il telaio. Per quanto riguarda invece il blocco B, nella geometria finale sviluppata, questo è pensato come uno scatolato chiuso con uno spessore di 5 mm che uno spessore di 5 mm. Per quanto riguarda invece il blocco C, è pensato in due, composto da due blocchi. Il blocco C1, che conta due travi svuotate e nervate per aumentare la rigidezza e la resistenza, che si vanno a saldare al blocco B e a due elementi che costituiscono il blocco D, che anche questo è costituito da due elementi svuotati e nervati. Per quanto riguarda invece il blocco C2 ha la funzione di telaietto posteriore e quindi è un componente, diciamo, meno sollecitato, ed è per questo è stato realizzato con uno spessore inferiore, uno spessore di 3 mm e va a unirsi a tutto al corpo principale del telaio attraverso degli elementi bullonati. È stato previsto anche un ulteriore elemento che si va a collegare alle due travi costituenti il blocco C1, che servirà per il collegamento del mono ammortizzatore al telaio. Quindi in definitiva si è raggiunto una geometria, come si può vedere dal confronto, dove questa è la geometria finale, questo è il bozzetto di stile, molto simile a quella del bozzetto di stile, e per tutti i componenti, che andranno a partecipare al telaio finale, si è pensato di produrli in fusione, questo per, data la particolarità delle geometrie in gioco e dato anche il fatto che si vuole appunto un processo per una serie commerciale. La massa finale del telaio è di 9,55 kg. Quindi, definita la geometria, si è passati alla simulazione delle rigidezze, per una simulazione ambiente ANSYS per la stima delle rigidezze, dove si sono valutate le rigidezze flessionali, laterali e torsionali. Per quanto riguarda la rigidezza flessionale, si è applicato un carico di 1 kN al pivot forcellone e si è incastrato il canotto di sterzo, mentre per quanto riguarda la rigidezza laterale si è applicato un carico di 1 kN con una direzione perpendicolare a quella del canotto di sterzo applicata al centro di taglio e si è applicato uno schema vincolare di incastro al pivot forcellone. Schema vincolare si è valutata anche la rigidezza torsionale applicando un momento di 1 kN al canotto di sterzo con un asse perpendicolare all'asse del canotto stesso. Quindi sono valutate le deformazioni nelle direzioni di interesse e si sono stimate le rigidezze andando a fare il rapporto tra i carichi applicati e le deformazioni delle deformazioni trovate e si sono paragonate a dei valori di riferimento che sono stati trovati in letteratura. Per quanto riguarda la rigidezza torsionale laterale, si può vedere che si sono riscontrati dei valori molto al di sotto dei valori di riferimento e ciò ha portato all'analisi a proporre delle soluzioni, a cercare delle soluzioni per aumentare questi valori di rigidezza. Queste soluzioni prevedono di andare a inserire degli elementi tubolari al di sotto del pacco batteria questi elementi tubolari sono stati analizzati sia in acciaio che in alluminio, in quanto sono pensati abitati a tutto il corpo del telaio.
Sono state proposte diverse alternative. Queste alternative, molte di queste non hanno risposto al target ricercato di rigidezza, fino ad arrivare a quella che poi è stata la soluzione scelta, dove si è trovata una rigidezza torsionale, dove il caso di tubo in acciaio si è trovata una rigidezza torsionale che si avvicina, ai target di riferimento. I valori della rigidezza possiamo notare che non sono mai molto elevati, e questo è dovuto al fatto che i valori di riferimento sono calcolati su motori su telai con un motore portante, cosa che non abbiamo, nel caso della batteria, nel caso del nostro telaio. Quindi si può inoltre notare che questa soluzione di porre comunque una struttura tubolare al di sotto del pacco batteria porta delle modifiche alla geometria di tutto il veicolo, e quindi si richiede al cliente di modificare il cutter della batteria in modo che questo vada a avvolgere e quindi a nascondere questa struttura tubolare, dato che comunque in questo cutter è fatto in materiale plastico. E quindi, passate alla stima del baricentro del sistema moto più batteria più pilota più passeggero, dove si è considerato il peso del pilota e del passeggero di 100 kg, e si sono valutati i carichi che vanno a sollecitare la moto su 4 casi considerati per le prove di resistenza, che sono una frenata di emergenza, dove si è considerata una frenata al limite del ribaltamento con un coefficiente di aderenza uguale a 1, la caduta da impennata, una manovra di caduta da impennata e una di caduta da stoppi, dove si è andata ad applicare una forza, che è una forza di tipo impulsivo, che è stata calcolata come una forza statica per un coefficiente di carico impulsivo, di carico dinamico, che è stato posto uguale a 3, come si è trovato riscontrato in letteratura. Per quanto riguarda invece l'urto con gradino, si è utilizzata la teoria che pone la ruota anteriore del veicolo in un equilibrio quasi statico con lo scalino, e va a legare la componente orizzontale della risultante a cui la ruota viene è sottoposta con l'altezza dello scalino e il raggio di rotolamento della ruota. Quindi si sono anche qui schematizzate i vari casi di carico nel solutore, e per quanto riguarda la frenata di emergenza si è posto un vincolo di incastro al baricentro collegandolo al pivot forcellone e al mono ammortizzatore. Per quanto riguarda invece la caduta da impennata e l'urto con scalino, si è utilizzato uno schema vincolare che vede un cerniera carrello al pivot forcellone e un carrello al mono ammortizzatore. Per quanto invece riguarda la caduta da stop, si è usato un vincolo di incastro al perno ruota anteriore collegato al canotto di sterzo, e per quanto riguarda i carichi si sono stimati con un'ulteriore simulazione del forcellone, e si sono stimati quelli che il forcellone scarica sul telaio. Quindi si sono valutate le tensioni equivalenti di von Mises e si sono confrontate con le tensioni di sdermamento del materiale, sia dell'acciaio che dell'alluminio. Per quanto riguarda la frenata di emergenza, la caduta da impennata e l'urto con gradino, si trovano dei valori al di sotto della tensione di sdermamento, mentre per la caduta di stop si ha nella zona del canotto di sterzo delle tensioni troppo elevate, infatti sono paragonabili a quelle dell'esnervamento del materiale, e quindi si propone al cliente la creazione del canotto in fusione insieme al telaio e non di comprarlo e saldarlo. Passando ora quindi al forcellone, per il forcellone è richiesta anche un'analisi cinematica. Questo forcellone è un forcellone monobraccio con un cinematismo diretto, per l'analisi cinematica è stato valutato il lever ratio, che è definito come la corsa del centro ruota anteriore rispetto alla corsa del mono ammortizzatore rispetto appunto allo scorrimento della ruota di cade. Questo è stato valutato considerando diversi angoli di calettamento iniziale del mono ammortizzatore sul forcellone, quest'angolo è stato variato variando solo l'attacco del mono ammortizzatore e non i punti cinematici sul telaio. Dopodiché è stata scelta la soluzione migliore confrontandola con l'andamento del lever ratio di un Ducati per Motard. Successivamente, a causa degli ingombri, comunque si è dovuto spostare uno dei punti cinematici del telaio, e quindi si è comunque constatato che l'angolo trovato desse dei risultati accettabili.
cosa che è stata, e quindi si è passati al disegno del CAD del forcellone, ottenendo una geometria molto simile a quella del bozzetto di stile, e anche il forcellone viene realizzato con processi fusori, specificamente con una fusione cava, considerando uno spessore di 5 mm, ottenendo un forcellone con una massa di 5,9 kg. È passato anche per il forcellone alla stima, con una simulazione delle rigidezze torsionali e laterali, che a differenza del telaio, in questo caso invece il forcellone risponde pienamente ai valori di riferimento trovati in letteratura. Per quanto riguarda invece i casi di carico per le prove di resistenza, si sono analizzati due casi, cioè la frenata al posteriore, dove si è posta una frenata con una decelerazione di 10 metri al secondo e un coefficiente di aderenza uguale a 1, e la caduta da stoppi, schematizzata come nel caso del telaio. Per quanto riguarda i vincoli utilizzati, sono un cerniere carrello al pivot forcellone e un carrello posto all'attacco del monoammortizzatore. Anche in questo caso ci sono valutate le tensioni equivalenti, che si sono paragonate a quelle dello snervamento del materiale, in questo caso solo l'alluminio, e si è notato che per entrambe le prove la tensione di massima riscontrata fosse minore rispetto a quella di snervamento. Quindi, passando alla sospensione anteriore, questa è una sospensione a quadrato e articolato. In questo lavoro era richiesto la progettazione e l'analisi soltanto dei due montanti e non di tutto il cinematismo. Data la particolarità della geometria, anche qui si è deciso di procedere con processi fusori e si è ottenuto, diciamo, dei montanti con una massa di 3,2 kg. Per entrambi. Si sono analizzati attraverso tre prove di carico, che sono la frenata in emergenza, la caduta impennata e l'urto con gradino. Si è utilizzato lo stesso schema vincolare per tutte e tre le prove, che prevede una cerniera posta all'attacco del montante col bilanciere inferiore, mentre a quello superiore un carrello. E le forze con cui sono state analizzate il montante sono state divise per due, in quanto si è preso in esame soltanto un montante, vista la simmetria sia geometrica fra i due montanti, sia di montaggio rispetto all'asse del veicolo. Quindi sono valutate le tensioni equivalenti con Mises in questo caso. Per quanto riguarda però l'urto con gradino, nell'iniziale prova dava dei risultati non buoni, in quanto la tensione era maggiore rispetto a quella di snervamento del materiale, e ciò ha portato a una riprogettazione dell'elettrone qui cercato in rosso, dove si è andati a maggiorare i raggi di raccordo che caratterizzano, diciamo, la geometria del montante, e a ridurre le cave di alleggerimento, che saranno anche sedi per una struttura NEHOMB che avrà un compito ornamentale. Quindi, rilanciando di nuovo le simulazioni, in questo caso abbiamo trovato, si è constatato che le tensioni in gioco fossero minori di quelle di snervamento. Quindi, in conclusione, in questo lavoro sono stati progettati i componenti del telaio, forcellone, montante e sospensione anteriore, in modo tale da ottenere delle geometrie molto simili a quelle del bozzetto di stile, e avendo il minor numero possibile di saldature in vista. Però per rispondere ai requisiti di rigidezza e di resistenza sono state dovute apportare delle modifiche, in quanto si è aggiunto una struttura tubolare al sotto il pacco batteria, si propone di realizzare il canotto di stesso in fusione e non di comprarlo e saldarlo, e inoltre sono modificate alcune zone dei montanti e quindi la geometria dei montanti della sospensione anteriore. In futuro sono previsti il progetto esecutivo per tutti e tre i componenti analizzati, e quindi le analisi di vita fatica, le analisi modali e delle analisi di riduzione di massa per ogni componente. Grazie per l'attenzione. Bene, ringrazio Edoardo Neri per la sua presentazione, e chiedo ai commissari se hanno delle domande per questo candidato. Marco, sono Nicolo Baldanzini. Una curiosità sul lavoro: volevo sapere se nella fase iniziale era stata considerata l'ipotesi di avere un involucro il
pacco batterie che avesse anche una funzione di irrigidire il telaio? Allora, questa è stata presa, diciamo, come considerazione, è stata pensata, però diciamo non abbiamo avuto specifiche in tal senso dal cliente, e quindi si è fatta una prima analisi, questo lavoro si è fermato a questa prima analisi, di non considerare il pacco batteria come elemento portante, però è una soluzione con la quale si potrà, è previsto di discutere col cliente in modo tale da trovare la miglior soluzione possibile proprio per il cliente. Però diciamo inizialmente non è stata scartata questa, è stata pensata ma è stata scartata, diciamo così. Grazie. Altre domande? Ne avrei una io. Vorrei sapere se nella scelta della geometria si è tenuto conto anche della facilità o difficoltà di montaggio e smontaggio del pacco batterie, del motore. Allora, l'obiettivo. Allora, il motore è direttamente alla ruota. Il pacco batteria, infatti, diciamo, proprio per avere, bisognerà discutere col cliente la miglior soluzione, proprio per anche capire se si potrà utilizzare questo come elemento portante e se diciamo, la struttura invece tubolare verrà accettata o meno. Per quanto riguarda, ovviamente la struttura tubolare è stata creata in modo tale da collegarsi al telaio con dei bulloni proprio per prevedere un più facile smontaggio del pacco batterie, ecco, perché se fosse saldato ovviamente sarebbe tutto molto più complicato. E la parte invece alta del telaio come realizzata? Questa parte qua viene realizzata con il blocco B, diciamo, con uno scatolato chiuso, quindi due elementi, due gusci, diciamo, saldati nella linea mediana, e il blocco C viene, che il blocco C1, che sono queste due travi nervate, vengono saldate al blocco B. Entrambi sono, tutti questi elementi sono realizzati tramite i processi fusori. Ok. Ci sono altre domande? No, bene, grazie, si può accomodare. Passiamo a questo punto alla prossima candidata, che è Elisa Pierazzi. Sì, eccomi. Alla quale do il controllo affinché possa condividere la sua presentazione. Vedete? Non ancora. Deve condividere il suo schermo con il tastino share prima. Bene. Esatto. E adesso se va in modalità presentazione, vediamo. Ok. Sì, prendi, bene. Buongiorno, sono Elisa Pierazzi e presento la tesi Analisi tecnica e valutazione legale dell'impatto della file history sull'interpretazione del brevetto concesso. Il brevetto è un titolo di proprietà industriale in forza del quale viene conferito al titolare un monopolio su un certo trovato, che deve essere una soluzione ad un problema tecnico e che possegga requisiti necessari, quali novità, attività inventiva, industrialità, liceità e sufficiente descrizione. Il brevetto è strutturato in varie parti, la più importante sono le rivendicazioni, in quanto costituiscono il cuore legale del brevetto, ovvero è protetto solamente ciò che è scritto all'interno di esse. Essendo poi queste di non facile comprensione, devono essere interpretate alla luce di descrizioni e disegni, secondo il codice della proprietà industriale. La file history di un brevetto è in pratica la sua storia, infatti dopo che viene depositata la domanda di brevetto parte dall'ente preposto un esame, al termine del quale viene l'esaminatore predispone un rapporto preliminare in cui presenta obiezioni e criticità della domanda, qualora ci fossero, rispetto alla mancanza dei requisiti necessari.
A questo punto si instaura tra esaminatore e titolare una corrispondenza in cui questi scambiano informazioni tra loro e possono accordare delle modifiche, tale da essere la domanda appunto idonea ad essere rilasciata. Quindi la file history va in qualche modo a definire quello che è il contenuto del brevetto e l'evento che più spesso si verifica è che la domanda inizialmente depositata sia poi diversa dal brevetto effettivamente concesso. Al netto quindi del fatto che la file history può avere un impatto sul contenuto del brevetto, ma che non sia inclusa, secondo le normative in vigore, nella documentazione utile alla sua interpretazione e che in Italia in alcuni casi i tribunali le hanno comunque riconosciuto rilevanza e che negli Stati Uniti questa consiste delle vere e proprie extrinsic evidence, è lecito porsi la domanda se la file history sia o meno trascurabile. L'obiettivo della tesi è quello proprio di dimostrare la rilevanza della file history e il suo impatto sull'interpretazione del brevetto, quindi andare a vedere quelle che sono le informazioni contenute in essa, se possono essere utili e come possono essere poi sfruttate. Sono stati quindi definiti dei modus operandi per sostenere la tesi. Il primo è quello di individuare le strategie messe in atto dai titolari per raggiungere la concessione, ovvero verificare come è possibile trasformare una domanda potenzialmente non idonea in una poi suscettibile da essere accolta. Il secondo è quello di verificare la presenza di possibili equivalenze riacquistabili poi dai titolari, quindi aspetti che inizialmente erano stati rivendicati ma poi cambiati o eliminati se possono essere nuovamente rivendicati. Il primo step è stato quello di analizzare i database, che sono appunto l'ambiente di lavoro in cui effettuare una ricerca brevettuale, sono stati consultati più database possibili a livello mondiale, facendo particolare attenzione ovviamente alla presenza della file history. Gli unici database che la riportavano e quindi utili per la tesi sono risultati esteri, l'European Patent Register, il World Intellectual Property Organization e il Japan Patent Office. È stato poi definito l'approccio metodologico tramite cui verificare l'impatto della file history, ovvero è stato scelto un campione di brevetti e su questi è stato testato cosa hanno apportato le modifiche, come il brevetto è stato cambiato, in particolar modo andando a valutare il delta tra prima e dopo le modifiche, quindi effettivamente su cosa ha influito la file history. Quindi è stato necessario effettuare una ricerca brevettuale. Ottenuta una corrispondenza tra i risultati e gli output attesi, è necessario però individuare quelli che sono i casi più interessanti, tramite dei criteri, ovvero che il brevetto sia stato effettivamente concesso e che non sia rimasto solo una domanda, che abbia una file history interessante e che le problematiche riscontrate dall'esaminatore siano relative alla mancanza di novità o attività inventiva, che sono poi le criticità maggiori da poter risolvere. Individuati i casi più è necessario studiare tutta la documentazione presente nella file history e brevetto finale proprio per andare a valutare quel delta apportato dalla file history. E poi si possono fare considerazioni su strategie ed equivalenze. Lo studio è stato ripetuto per ogni database risultato utile per la tesi, quindi i tre presentati precedentemente, e per ogni settore studio su cui è stato scelto di indagare. I settori della tecnica scelti sono stati scelti tre settori diversi per rendere generalizzabili i risultati ed è stato scelto packaging sostenibile con particolare riferimento a vaschette e cassette per il pesce, riduttori cicloidali con applicazioni a macchine da cantiere e ventilatori a basso costo con applicazione biomedicale, possibilmente con lo sfruttamento del pallone di ambo. Passiamo adesso a vedere alcuni esempi riportati solo a titolo indicativo e rappresentativo di tutti quelli effettivamente poi analizzati. In questo primo esempio di packaging sostenibile si può vedere come le parti in rosso siano state eliminate, mentre le parti in verde siano state spostate da rivendicazioni dipendenti nella rivendicazione indipendente. Quindi già visivamente si percepisce quello che è l'impatto estremamente evidente della file history sul testo brevettuale. Questo secondo esempio da sempre un packaging sostenibile ed in questo caso è importante perché il titolare non ha apportato alcuna modifica al testo brevettuale ma ha solamente argomentato bene le differenze con i possibili equivalenti. Quindi l'esaminatore in prima battuta ha ritenuto la domanda non idonea da essere rilasciata, successivamente grazie alle nuove informazioni fornite dal titolare ha cambiato decisione e l'ha ritenuta idonea tant'è che l'ha rilasciata. Quindi la file history è stata l'elemento chiave con cui l'esaminatore comprendere al meglio il trovato e prendere una decisione diversa in merito ad esso.
Un terzo esempio riguarda un ventilatore low cost. Anche in questo caso sono state argomentate le differenze con i documenti potenzialmente equivalenti, sono state modificate rivendicazioni e in particolare sono state aggiunte caratteristiche nella rivendicazione indipendente, in quanto caratteristiche essenziali del Trovase che quindi lo rendevano effettivamente nuovo rispetto ai suoi precedenti. È stata poi modificata la terminologia sia per quanto riguarda singoli termini sia che espressioni più complesse. Quanto visto in questi tre esempi è stato poi riscontrato anche in tutti gli altri analizzati. Quindi, per quanto le strategie seguite dai titolari per raggiungere la concessione, si è visto come queste non dipendono dal settore, in quanto appunto in media sono le medesime nei tre settori, come molto spesso le modifiche siano incentrate sulla forma e non a livello tecnico dell'invenzione, come prima vengano tentate strategie meno invasive solamente in caso estremo, quelle più impattanti, e soprattutto come tutte le strategie siano restrittive rispetto all'ampiezza di protezione che si va ad instaurare con il brevetto. È utile notare anche come una strategia molto utilizzata è quella di aggiungere nuovi aspetti nella rivendicazione indipendente. Questo perché la rivendicazione indipendente deve contenere tutti i tratti e le caratteristiche essenziali del trovato. Quindi più caratteristiche sono inserite in essa, più l'invenzione che si va a proteggere è specifica e quindi anche la portata del brevetto è minore. Quindi una strategia molto efficace ma svantaggiosa, diciamo, rispetto al brevetto e al titolare. Quindi si è visto come le modifiche sono molto incentrate sulla forma, però la forma non è un elemento secondario, in quanto è l'unico mezzo con cui esaminatori e titolari possono comprendere il trovato e entrare in contatto con esso. Quindi modifiche di forma sono anch'esse rilevanti e per questo anche lo deve essere la file history che appunto le contiene. Importante però è che la forma è sì un elemento importante, ma non è sostanziale, in quanto la tecnica, quindi la soluzione ad un problema tecnico, deve restare la sostanza del brevetto. Ed è qui che nasce una sorta di paradosso, in quanto a livello formale giuridico ho un cambiamento, quindi i documenti non sarebbero equivalenti ed è giusto brevettare. A livello tecnico ingegneristico, dove non ho un cambiamento, ci si pone il problema che l'invenzione in esame potrebbe essere o nemmeno inizialmente equivalente a quella citata, oppure esserlo ancora anche dopo le modifiche. Quindi nasce un dubbio sulla correttezza del rilascio di un brevetto. Sarebbe necessaria quindi una verifica fattibile con la file history proprio per verificare che non si possa, tramite modifiche solamente formali, bypassare la tecnica o comunque criticità, mancanze tecniche che invece devono rimanere il punto centrale di un brevetto. Da un esempio sopra riportato si è visto come descrizioni e disegni non sono sempre sufficienti a comprendere le rivendicazioni e quindi il trovato e sia necessaria un'ulteriore documentazione che potrebbe essere appunto la file history. Strategie sempre restrittive rispetto alla protezione invece inizialmente richiesta dal titolare porta ad avere un monopolio poi ristretto e una portata del brevetto appunto minore rispetto a quella inizialmente depositata. Quindi ci si può porre la domanda se valga la pena o no brevettare, in quanto brevettare comporta comunque dei costi elevati, quindi una valutazione in questo senso sarebbe necessaria. Inoltre molto importante è il fatto che con modifiche formali si possa avere un brevetto ancora, perlomeno tecnicamente, potenzialmente equivalente ai documenti citati, che quindi comporti con sé un rischio di decadimento a seguito di possibili controversie, rischio che poi si rovescia anche nell'ambito economico. Per quanto riguarda le equivalenze riacquistabili ai titolari, si è visto come molto spesso caratteristiche e aspetti vengono modificati in quanto espressioni sinonimiche. Quindi si potrebbe pensare a un processo reversibile che, se sono sinonimiche in un verso, lo possono essere anche nell'altro. Quindi il titolare possa rivendicare le caratteristiche inizialmente depositate sempre in quanto espressioni sinonimiche di quelle invece presenti nel brevetto poi rilasciato. Sono state poi riscontrate situazioni pari, dove è stata vista una differenza tra le file history riportate da database European Patent Register e il Japan Patent Office. Quindi ci si potrebbe chiedere se la file history perché sia diversa, da cosa dipenda e soprattutto se dipenda dal paese, in quanto i database fanno appunto capo a paesi diversi. Inoltre è stato visto anche come brevetti rifiutati e ritirati abbiano una file history interessante, quindi anche la loro non brevettabilità non era scontata, quindi vedere da cosa dipende la brevettabilità, da cosa dipende la non brevettabilità, se ci sono differenze nelle file history appunto dei due casi.
FALIS è un risultato rilevante per verificare le strategie impiegate dai titolari per raggiungere la concessione, rivendicare aspetti persi o eliminati, valutare la correttezza del rilascio di un brevetto, ristabilire il giusto rapporto tra tecnica e forma, che deve essere un rapporto sì inscindibile, ma in cui la tecnica sia sempre l'elemento chiave, chiarire situazioni dubbiose in caso di controversie e comprendere il trovato e i suoi limiti di protezione e soprattutto l'impatto legale in quanto potrebbe essere effettivamente sfruttata in sede legale. Sviluppatori possono essere relativi agli approfondimenti sopra riportati oppure si potrebbe rafforzare la generalità delle conclusioni andando a ampliare il range di settori analizzati. Si potrebbe verificare se ci sono situazioni analoghe a questa in altre privative oltre al brevetto e soprattutto si potrebbe provare quanto detto in questa tesi per il brevetto per invenzione anche per il brevetto per modello di utilità. Grazie per la... Grazie, ringrazio Elisa Pierazzi per la sua presentazione e apro la discussione, apro le domande dei membri della Commissione. Se ce ne sono. Avrei io una prima domanda, diciamo commento domanda, diciamo è molto interessante quello che ci ha mostrato, conoscevo diciamo il metodo, tra l'altro adottato anche da me, da con i miei colleghi in passato, di restringere diciamo sostanzialmente l'ampiezza diciamo delle rivendicazioni per arrivare a ottenere un brevetto, ma come lei ha ben evidenziato questo porta spesso alla perdita di valore del brevetto e della sua capacità diciamo di copertura. Viceversa molto interessante quello che ha detto riguardo alla modifica sostanzialmente terminologica, questo è veramente sorprendente per me, proprio credo valga la pena ulteriormente approfondirlo. Così come, se ho ben capito, e questo però le chiedo conferma, lei ha riscontrato anche nelle file history sostanzialmente brevetti non concessi che però probabilmente avrebbero avuto diciamo, l'opportunità di diventare, di esserlo, se magari forse il proponente avesse avuto forza di volontà e la capacità di magari di insistere maggiormente, se ben capisco. Certo, il fatto che anche brevetti rifiutati e ritirati abbiano una corrispondenza molto elevata, nel senso che non è che c'è stato un solo scambio di informazioni e poi la procedura è terminata, a volte ci sono anche 10-20 scambi di informazioni, addirittura si è tentato anche una procedura orale, quindi la corrispondenza che c'è stata è stata intensa tanto quanto un brevetto concesso, quindi effettivamente se magari il titolare avesse trovato una chiave diversa o alternative, magari sarebbe riuscito a raggiungere la concessione. In alternativa, se il brevetto fosse stato effettivamente da rifiutare in prima battuta senza chance di concessione, l'esaminatore avrebbe da subito diciamo interrotto la procedura. Quindi è strano questo aspetto. Tutto si gioca nella concessione e tutto viene giocato comunque nella file history. Sì, e tra l'altro altro commento che faccio è che in questo processo si ha a che fare, almeno in un'area geografica, con una sola persona, un solo esaminatore. Esatto, che è un processo diverso da quello delle review degli articoli, dove ce ne sono almeno due, talvolta tre. Sostanzialmente non ci si può, credo almeno, correggetemi se sbaglio, appellare a qualcun altro. Quindi se poi temo ecco, che se in qualche modo l'esaminatore si è fatto una certa idea, non è facile magari farlo tornare sui suoi passi. Esatto, sì, comunque la decisione la prende solamente lui, quindi influisce anche quello. Ci sono domande da parte degli altri commissari? Io in realtà soltanto un invito agli altri colleghi e quindi un plauso alla tesista nell'avere, non appena avranno modo, tempo per la godibilità dei risultati appunto dei raffronti che nei tre settori di studio tecnici, d'altra parte i tecnici siete voi, di quanto la ragazza si è appunto è stata perita nell'evidenziare proprio questo fenomeno sinonimico su invenzioni di funzionalità molto pressoché in realtà identiche. Ecco, questo diventa soprattutto per voi tecnici un grande spunto di approfondimento per brevetti futuri. Grazie.
Sì, grazie, grazie. No, infatti questo è veramente, per me è assolutamente sorprendente, ecco, questa cosa è molto interessante. Sì, se poi grazie. Posso aggiungere una considerazione, Marco, sì, prego, Federico, prego. L'osservazione molto rapida, l'osservazione che faceva Claudia è che il risultato del lavoro ci mostra anche come bisogna stare attenti nell'avere un brevetto concesso di portata molto limitata e ridotta rispetto alla portata iniziale per evidenti carenze di novità e originalità, perché anche in quel caso lì non siamo al riparo da eventuali contestazioni di contraffazione per equivalenti, perché nella file history ciò che ha ridotto la portata in maniera formale e quindi sinonimica dal punto di vista poi sostanziale conta. E quindi l'argomento è sicuramente interessante. Sì, 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 assolutamente. Forse noi tecnici non ci prestiamo abbastanza attenzione, quindi vi ringrazio, te che sei ovviamente un tecnico e anche Claudia che invece è un giurista, per averci, diciamo, illuminato su queste tematiche. Grazie. E grazie naturalmente alla candidata per la sua presentazione, che si può accomodare naturalmente. Passiamo al prossimo candidato, che è Alessandro Pino. Buongiorno. Buongiorno Alessandro. Ecco, adesso dovresti essere in grado di condividere. Eccoti qua. Ok. Prego, vai pure, Alessandro. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Pino e questa è la mia tesi che si chiama Sviluppo di un software per l'analisi di test oggettivi di un veicolo elettrico con sistema di tipo torque vectoring. L'obiettivo dell'attività di tesi era quello di andare a identificare in maniera facile e veloce la performance del veicolo con un sistema di tipo torque vectoring e per questo si è dovuto andare a stabilire dei key performance index. Il workflow che abbiamo stabilito è stato quello di partire dall'attività di testing, quindi grazie all'acquisizione dei dati abbiamo potuto post-processarli, quindi abbiamo dovuto creare un tool per il post-processing di questi dati e successivamente, come si può vedere sul grafico in basso a sinistra, abbiamo potuto generare dei grafici con plottati i key performance index, quindi la performance del veicolo in determinate situazioni. L'attività di tesi è stata condotta all'interno dell'azienda Rimac Automobili di Zagabria. Il veicolo che è stato sottoposto all'attività di testing è un veicolo che si chiama Rimac C2, è un veicolo completamente elettrico con performance che la fanno rientrare all'interno della categoria hypercar. Queste performance che possiamo racchiudere in poche parole sono quelle dell'accelerazione 0-100 sotto i 2 secondi, l'accelerazione 0-300 sotto i 12 secondi e la velocità massima di 412 km/h. È completamente elettrica, come dicevo, con 4 motori indipendenti, ha una massa poco al di sotto delle 2 tonnellate ed ha un telaio monoscocca completamente integrale in fibra di carbonio. Il fatto che il veicolo sia completamente elettrico permette un controllo che viene definito come torque vectoring. Il controllo di tipo torque vectoring permette, grazie all'applicazione delle coppie comandate direttamente alla singola ruota, di generare delle forze all'altezza della contact patch del pneumatico che vanno a generare un momento di imbardata al centro di massa del veicolo. Questo tipo di controllo chiaramente può avere effetti benefici non solo sulle performance, ma anche sulla sicurezza del veicolo. Al fine di poter valutare quindi la performance del veicolo si è dovuto ricorrere a dei test oggettivi. Test oggettivi sono fondamentalmente delle manovre che il collaudatore deve poter condurre e sono normate secondo normativa di tipo ISO. Le manovre che abbiamo analizzato, che abbiamo utilizzato, sono quelle di ramp steer, step steer, che possiamo vedere nella figura in alto a sinistra della rappresentazione della norma ISO e in quella a destra test sperimentale con un veicolo di prova, e successivamente abbiamo utilizzato la manovra di sign sweep e la manovra di throttle on, throttle off. Al fine quindi di poter valutare le performance del veicolo abbiamo dovuto quindi stabilire dei KPI, ovvero Key Performance Index, e tali KPI
ho provveduto a stabilirli autonomamente, seguendo anche le indicazioni però del team di control engineering, del team della dinamica del veicolo e dal collaudatore. Ad esempio, questa è la tabella relativa ai KPI di Ramp Steer, e possiamo vedere che sono stati scelti diversi parametri da misurare in punti ben specifici, come ad esempio il momento di imbardata indotto, che viene misurato in 3 punti dell'accelerazione laterale, o la coppia allo sterzo. Per quanto riguarda la generazione di questi KPI, si è reso necessario l'introduzione di un'interfaccia grafica costituita all'interno dell'ambiente MATLAB. Tale interfaccia grafica non era presente all'interno dell'azienda ed è stata fatta ex novo praticamente. I requisiti che sono stati richiesti anche dai vari team che poi successivamente vanno a utilizzare questo tipo di interfaccia grafica sono chiaramente la facilità di utilizzo, la flessibilità, ovvero la possibilità di utilizzare dati provenienti da fonti diverse, la poter manipolare i dati, ovvero grupparli, rinominarli o filtrarli, e quindi poter generare tali KPI. Tra le statistiche di questa GUI possiamo dire che sono state scritte più di 10.000 righe di codice, un'interfaccia è stata costituita un'interfaccia principale con 9 sottointerfacce e sono state scritte più di 100 funzioni in maniera autentica. Al fine di illustrare anche l'utilizzo, la parte più importante di questa KPI GUI è chiaramente la tab di manovra, dove con un colpo d'occhio è possibile verificare la performance del veicolo andando a visualizzare dei grafici ben precisi relativi alla manovra stabiliti in precedenza, oltre che le coppie comandate. Per giungere a questa tab di manovra, dove chiaramente presenta una tab per ogni manovra utilizzata, partiamo dal file d'origine, lo carichiamo all'interno della loader tab, otteniamo quindi i dati grezzi che poi vengono rinominati, gruppati e filtrati, e successivamente all'interno della tab di manovra dove possiamo visualizzarli, possiamo generare i KPI che poi possono essere visualizzati all'interno di un ambiente di tipo Excel. Sono presenti 2 tool importanti all'interno della GUI, che permettono la modificazione dei dati, ovvero il renamer tool, che ci permette di andare a rinominare utilizzando una maschera una grande quantità di dati presenti all'interno di un dataset, e è possibile anche dividerli per una costante, filtrarli tramite un filtro passabasso o un filtro media mobile, applicare un offset e quindi applicare tutto al dataset. Allo stesso tempo è presente il cropper tool, che ci permette di andare a modificare la manovra, ovvero tagliarla e andare a selezionare solo la parte di dato che ci interessa per via grafica, diminuendo molto quelli che sono i tempi di post-processing. Al fine di poter valutare l'effettivo funzionamento sia della GUI che del sistema di tipo Torque Vectoring, è stata quindi prevista una campagna di acquisizione dati che è durata 3 settimane, dal 14 settembre al 3 ottobre, presso il Nardò Technical Center in Puglia. Il veicolo utilizzato è stato il prototipo della Rimac C2, è stato il prototipo VPR14, e la strumentazione è stato prevedutto di strumentare il veicolo attraverso una keyless motion, che ci permette quindi di andare a valutare quello che è l'angolo di assetto, l'angolo di rollio, le accelerazioni e la velocità di imbardata. E abbiamo utilizzato anche il vector GL Logger, che ci ha permesso di andare a registrare la rete CAN presente all'interno del veicolo, quindi andando a verificare quelle che erano le coppie comandate dal sistema di tipo Torque Vectoring Control. Ho provveduto anche a stabilire quello che è il test plan, quindi le manovre che ho dovuto, diciamo, effettuare personalmente con il prototipo, e le 3 settimane sono state divise in due spezzoni, con 2 settimane di allenamento con veicolo di prova Kia Stinger sui test oggettivi e quindi sulle manovre e il trattamento dei dati, e 1 settimana di acquisizione dati di dati oggettivi sul prototipo VPR14. Come possiamo vedere, i primi risultati che abbiamo ottenuto, chiaramente non illustreremo tutti i dati per ovvi motivi di NDA e chiaramente mostreremo solo alcune prove. Tra le prove che abbiamo effettuato c'è quella di Ramp Steer, che ci ha permesso di generare l'understeer diagram, e come possiamo vedere vi è una diminuzione, la linea nera sopra i dati verdi, per quanto riguarda torque vectoring on,
possiamo vedere che vi è una diminuzione dell'understeer gradient misurato a 0.4g per il veicolo con torque vectoring attivo, mentre a 0.7g è possibile, come possiamo vedere dalla tabella generata dal sistema KPI, come l'understeer gradient misurato a 0.7g vada a diminuire all'aumentare della velocità, vada a diminuire la differenza tra il veicolo attivo in blu e il veicolo passivo in arancione. Con alle alte velocità abbiamo praticamente un understeer gradient misurato a 0.7g praticamente il medesimo. Inoltre abbiamo potuto vedere tramite la manovra di Rampsteer il diagramma del momento di imballata indotto dal sistema torque vectoring, e possiamo vedere che alle basse velocità abbiamo un comportamento decisamente diverso rispetto a quello delle alte velocità, dove chiaramente alle basse accelerazioni abbiamo un effetto del torque vectoring molto più, diciamo, più evidente, e allo stesso modo abbiamo un effetto del torque vectoring più evidente all'accelerazione laterale maggiori, dove ci avviciniamo al limite di aderenza della vettura rispetto alle velocità più elevate. Per quanto riguarda la manovra di step steer, siamo riusciti a definire i yaw rate gain statici e anche l'overshoot, e possiamo vedere come il yaw rate gain statico per la vettura con torque vectoring tende ad aumentare all'aumentare della velocità, mentre per quanto riguarda lo yaw rate overshoot, ovvero l'overshoot del veicolo relativo allo yaw rate, possiamo vedere che il torque vectoring control ha un effetto benefico sullo yaw rate, andando a diminuire quello che è l'overshoot, specialmente alle alte velocità. Per quanto riguarda invece la manovra di sign sweep, questa va a confermare le nostre diciamo, misurazioni per quanto riguarda i gain statici, ovvero a bassissime frequenze possiamo vedere che vi è un netto aumento dello yaw rate gain statico, mentre all'aumentare della frequenza il comportamento della vettura passiva in blu e quella attiva in verde possiamo vedere che tendono ad essere molto simili all'aumentare della frequenza, dove per frequenze diciamo superiori ai 2 diciamo per frequenze medie possiamo andare ad avere comportamento pressoché il medesimo. Stessa cosa si può dire anche del lateral acceleration gain. In definitiva possiamo tirare le conclusioni su questo lavoro. Questo lavoro ci ha permesso di lavorare con diversi team, definendo delle funzionalità secondo le loro richieste. Da tali funzionalità siamo passati ai requisiti. Tali requisiti sono stati quindi valutati e successivamente implementati all'interno del veicolo. Bisogna dire che questo del veicolo, del software, bisogna dire che questo software ha, diciamo, un'implementazione, ha un'impronta specificamente veicolistica, quindi permette soprattutto un facile utilizzo e un veloce utilizzo, quindi permettendone anche diciamo l'utilizzo a bordo pista in maniera veloce, riducendo molto i tempi di post processing e permettendo quindi di fare più prove al giorno. Tale effettivo funzionamento del programma è stato verificato sul campo, confermando e verificando i requisiti secondo cui l'avevamo progettato, e questo ci ha permesso di andare ad analizzare il funzionamento del veicolo in configurazione passiva e in configurazione contour vectoring attivo. Grazie. Ho concluso. Grazie Alessandro, grazie, e chiedo naturalmente anche in questo caso se ci sono domande per il candidato. Io avrei una domanda. Prego Claudio. Sì, Alessandro, grazie intanto per l'interessante presentazione. E nel tool di post process ho visto principalmente dati legati alla performance. Però l'intervento del torque vectoring ha sempre un effetto anche nella qualità delle sensazioni di sterzo, no? Quindi anche a livello di coppia, di ritorno sullo sterzo. Volevo sapere se questo era stato considerato sia in fase di testing che poi in fase di post process. Sì, questo è chiaramente considerato in maniera molto attenta, perché
posso dire che, diciamo, che l'effetto del torque vectoring in termini di coppie comandate si sposta, diciamo, l'effetto del torque vectoring è principalmente spostato sull'asse posteriore. Il sistema, diciamo, è concepito in modo tale da, da agire principalmente sull'asse posteriore, proprio da evitare, proprio in maniera tale da evitare qualsiasi fenomeno di torque steer o comunque diminuzione, aumento della coppia per il guidatore. Questo è chiaramente diciamo, un parametro fondamentale, perché l'obiettivo che si vuole conseguire è che un guidatore posto dietro al veicolo non deve potersi accorgere della presenza del torque vectoring o meno. Quindi vi è stata un'attenzione molto elevata, specialmente su quelle che sono le sensazioni da parte del collaudatore, che poi possono essere comunque verificate, perché è possibile andare a misurare la coppia di sterzo in vari punti, e quindi questo ci ha permesso di valutarle in maniera, diciamo, puntuale. Quindi è stato oggettivato tramite misura della coppia di sterzo e sono state fatte le analisi, sì, di performance specifiche. Sì, sì, sì. Infatti, tra i vari diciamo KPI che sono stati introdotti, chiaramente è stato preso in considerazione proprio la coppia di sterzo misurata a diverse accelerazioni laterali o comunque in varie situazioni. Questa è chiaramente è stato un parametro molto, molto importante. Grazie. Prego. Sono un commento anch'io. Prego, Renzo. Premetto che conosco Pino da tanti anni, da quando seguiva le attività della Formula Student e poi come studente dei miei corsi, e quindi il mio non vuole essere una critica nei suoi confronti, perché lo stimo molto e ne ho avuto modo di apprezzare le capacità che tra l'altro sono evidenziate anche in questa presentazione, che è molto importante e interessante. La mia critica si rivolge in generale al fatto che in un'attività così importante, che coinvolge team, tra l'altro citati anche nella presentazione, non emerge in maniera chiara qual è il contributo specifico del laureando, che è quello che noi in questa fase dovremmo valutare. Cioè, non emerge il contributo specifico al di là di quello che è la descrizione dell'interfaccia grafica, e che però chiaramente non sarà soltanto quello come contributo. Quindi nella presentazione forse Alessandro dovevi in qualche modo meglio evidenziare quello che è stato il tuo specifico lavoro di tesi. Ecco, questo è con tutto, come dicevo, indipendentemente dal fatto che si vede che è un'attività importante che ti ha coinvolto in maniera anche importante dal punto di vista del tempo, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Però ecco, nella presentazione forse bisognava meglio evidenziare il tuo specifico contributo. Forse purtroppo non ho scritto in maniera, diciamo, chiara sulle slide, però diciamo ho fatto riferimento al fatto che non era presente questo software all'interno dell'azienda, quindi è stato sviluppato completamente da zero. Non erano presenti i KPI per valutare la performance del veicolo, e anche qui ho provveduto, diciamo, chiaramente anche ascoltando quelle che erano le varie osservazioni dai vari team, e quindi facendo le mie e poi generando i KPI. In terzo luogo ho stabilito il test plan da solo, ed ho condotto l'attività di prova sia dietro il volante del veicolo e quindi sia strumentando il veicolo. Quindi diciamo che quello che avete visto all'interno di questa tesi chiaramente non è oggetto di, non è, diciamo, non mi è stato passato. Comunque quello che voglio far presente è che in ogni fase di questo lavoro di tesi ho provveduto ad essere presente, anche durante la fase di testing, che chiaramente non è, a parer mio, non è scontata, specialmente quando si parla di prototipi
dal valore, diciamo, molto elevato, e per questo voglio anche ringraziare molto l'azienda Rimac Automobili che mi ha dato questa opportunità di partecipare in maniera attiva all'attività di test anche dietro il veicolo. Quindi probabilmente non si è capito dalle slide, io ho, diciamo, lanciato alcune osservazioni, però la ringrazio per la critica, in modo tale che io possa, diciamo, far presente ancora quanto sia stato evidente il mio contributo alla tesi. Sì, perfetto, grazie. Questa volta è sottolineato meglio. Volevo dire una cosa, io, detto per inciso, ai miei studenti suggerisco sempre, quando fanno le presentazioni, di abbandonare il sì passivante tipicamente toscano e di usare la prima persona singolare, perché dire ho fatto questo, ho sviluppato questo concetto sentendo il parere del mio tutor o dei colleghi con i quali ho lavorato, ho messo a punto questo, rende veramente molto più chiaro il tutto. Io, con scarso successo spesso, ma chiedo ai miei studenti, quando fanno la presentazione, di dare una maggiore diciamo comprensibilità al ruolo che hanno svolto, e anche se può sembrare che non sia abbastanza il registro formale della presentazione di laurea, cioè la presentazione di laurea uno pensa che debba usare chissà quale registro aulico, no, è molto meglio dire ho fatto questo, ho fatto quest'altro, qualcuno mi ha suggerito, altri hanno fatto, e in questa maniera è tutto chiaro, ecco. Quindi era soltanto un contributo personale che cerco sempre di dare, sia come referente del corso di laurea quando sono presidente, sia come relatore di tesi. Bene, ci sono altre domande o commenti per il lavoro di Alessandro Pino? No, ok, allora grazie Alessandro, ti puoi accomodare e attendere le presentazioni degli altri tuoi colleghi. A questo punto chiamerei Dario Tuminello. Sì, eccomi. Che è già pronto, e io provvedo immediatamente a passargli i diritti di presentazione, che dovrebbero essere arrivati. Si vede la presentazione? Sì, la vediamo la presentazione, anche lei può iniziare, Dario. Buongiorno a tutti, sono Dario Tuminello. La mia tesi tratta dell'impatto dei modelli di turbolenza sulla stabilità a flutter di una pale turbina di bassa pressione. Questa tesi è nata dalla collaborazione tra l'Università di Firenze e Ansaldo Energia e ha come obiettivo quello di migliorare i modelli di previsione del flutter con particolare attenzione all'impatto dei modelli di turbolenza. In particolare in questo lavoro abbiamo analizzato il rotore, le pale del rotore dell'ultimo stato di una turbina a gas definita AE94-3, l'esigenza di migliorare i modelli di previsione del flutter nasce dal fatto che per queste pale viene predetta un'elevata instabilità, la quale è in disaccordo con i dati e l'esperienza di campo, che riporta come queste pale non vibrino nelle reali condizioni operative. Ciò fa dedurre che lo smorzamento meccanico sia sufficiente a compensare l'instabilità aerodinamica e che molto probabilmente questa instabilità sia minore di quanto previsto al momento, e che siano quindi presenti margini di miglioramento nella previsione della stessa. Il flutter è un fenomeno aeroelastico caratterizzato da vibrazioni autoeccitate e autosostenute, in cui è il flusso circostante la struttura a fornire l'energia necessaria a sostenere le vibrazioni. Queste vibrazioni causano quindi fenomeni di fatica che possono portare alla rottura dei componenti. Nelle turbomacchine il fenomeno del flutter non può essere predetto tramite metodi classici come l'utilizzo del diagramma di Kappel, ma si deve fare ricorso a metodi di analisi di fluidodinamica numerica. Nel nostro caso abbiamo utilizzato il codice TRAF, un codice sviluppato all'interno dell'università, per risolvere flussi interni a turbomacchine tramite l'utilizzo di equazioni Rans e Urans. Per approcciarsi al problema del flutter, il codice TRAF utilizza un metodo energetico disaccoppiato in cui si va a imporre alla mesh fluidodinamica il moto tipico delle pale considerate, e si valuta poi la stabilità a flutter controllando quello che è il segno del critical damping ratio,
un coefficiente calcolato da una dimensionalizzazione del lavoro aerodinamico, in quanto valori positivi indicano condizioni stabili, mentre valori negativi indicano condizioni non stabili. Per quanto riguarda i modelli di turbolenza, il codice TRAF ne implementa numerosi e in questo lavoro abbiamo concentrato l'attenzione su due di questi. Il modello Baldwin-Lomax, il quale è un modello algebrico utilizzato anche all'interno di Ansaldo Energia per la soluzione in tempi rapidi, per ottenere in tempi rapidi le performance delle macchine. L'altro modello su cui abbiamo concentrato l'attenzione è il modello K-Omega, un modello a due equazioni in cui vengono risolte due equazioni di trasporto turbolento aggiuntivo per modellare in modo più accurato lo strato limite. Il lavoro di tesi è partito da uno step preliminare volto a validare il setup computazionale tramite il confronto tra risultati sperimentali e risultati numerici. I risultati sperimentali ci sono stati forniti da Ansaldo Energia e fanno riferimento a una campagna sperimentale condotta dal centro aerospaziale tedesco su una schiera lineare di pale turbina a vapore di produzione Ansaldo. La galleria del vento in cui è stata effettuata questa sperimentazione presenta numerosi strumenti di misura che permettono di conoscere le condizioni del flusso in ingresso e in uscita alla schiera ed ottenere dei dati aggiuntivi sulle pale centrali della schiera, in particolare la distribuzione del numero di Mach e le visualizzazioni di Schlieren. Su queste pale strumentate l'influenza della parete laterale della galleria del vento è trascurabile. Ho quindi riprodotto il test case in questo caso utilizzando griglie strutturate di tipo ad H. In particolare abbiamo effettuato le analisi su due tipologie di mesh: una mesh composta da circa 1 milione di celle, quindi con una densità di griglia classica delle applicazioni industriali, mentre è una seconda con circa il doppio di celle, quindi molto più fine. L'analisi è stata condotta impostando le condizioni ingresso di pressione totale, temperatura totale e angolo di flusso, mentre le condizioni in uscita, non potendo imporre le condizioni fornite dal report dell'esperimentazione, è stata imposta la pressione statica omogenea su una sezione più a valle, utilizzando un metodo iterativo, variando questa pressione fino a ottenere una ottima riproduzione dei dati sperimentali. Anche in questo caso i modelli di turbolenza utilizzati sono stati quindi il modello Baldwin-Lomax e il modello K-Omega. Per questo modello abbiamo imposto un livello di turbolenza in ingresso dell'1%, che era un dato fornito, e una lunghezza scala della turbolenza dell'1% della corda, che abbiamo invece supposto in base all'esperienza. Andando a vedere i risultati ottenuti in termini di distribuzione di Mach sul profilo della pala, vediamo sia nel caso della griglia standard che nel caso della griglia fine un'ottima rappresentazione dei dati sperimentali, e notiamo come la differenza tra i risultati ottenuti con i due diversi modelli si noti soltanto nel caso a contropressione inferiore. Andandoci a concentrare quindi su questo caso, vediamo come passando da una griglia standard a una griglia fine si noti un importante aumento dell'intensità dell'urto sulla pala e anche un aumento della differenza dei risultati ottenuti con i due modelli. È importante sottolineare che in entrambi i casi è il modello K-Omega a garantire una migliore accuratezza nella riproduzione dei dati, mentre il modello Baldwin-Lomax tende a sovrastimare il gradiente di pressione all'urto. Passando invece ai risultati ottenuti per quanto riguarda le visualizzazioni di Schlieren, vediamo anche qui una buona accuratezza nella riproduzione del caso sperimentale, con due principali differenze tra le varie simulazioni. In primo luogo, una più chiara rappresentazione della riflessione dell'urto sulla suction side utilizzando una griglia più fitta, che corrisponde anche all'aumento dell'intensità dell'urto vista sui profili di Mach. In secondo luogo, una minore diffusione delle scie passando dal modello Baldwin-Lomax al modello K-Omega. Questo ci fa capire quindi che passare a griglie più fitte e utilizzare modelli K-Omega garantisce una migliore accuratezza nella rappresentazione del caso sperimentale, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione dell'urto. Passando invece allo studio effettuato sul test case industriale, è stato seguito un processo partendo da un'analisi multischiera, dai cui risultati è stato possibile
ottenere le condizioni al contorno per le successive analisi singola schiera, i cui risultati, uniti ai risultati di un'analisi modale effettuata sulle pale, hanno permesso di effettuare l'analisi flat vera e propria. Per quanto riguarda l'analisi multischiera, quello che è stato effettuato è un'analisi di stato stazionario con clearance dei rotori modellata. Il dominio numerico di questa analisi ci è stato fornito da Ansaldo Energia, è un dominio multischiera con griglie di tipologia DAC. Ci è stato fornito anche le condizioni al contorno per da imporre a questa analisi. Per questa analisi multischiera il modello di turbolenza utilizzato è stato solamente un modello Baldwin-Lomax. Dai risultati di questa analisi siamo quindi potuti passare all'analisi singola schiera. Analisi singola schiera sono state effettuate su tre differenti mesh, due di tipologia DAC, una con densità standard, quindi quella che ci è stata fornita, mentre una è più fitta, in analogia a quanto visto anche in precedenza. Abbiamo utilizzato anche una griglia di tipo ADO, in quanto, come vedremo successivamente, le analisi effettuate con griglia di tipo DAC e modello di turbolenza K-Omega non garantivano una buona convergenza dei risultati, una stabilità dell'analisi, quindi è stato necessario passare a questa topologia di griglia. Anche in questo caso abbiamo utilizzato il modello Baldwin-Lomax e il modello K-Omega. Per questo modello abbiamo imposto un livello di turbolenza del 6% e una lunghezza scala turbolenza dell'1% della corda. In questo caso entrambi questi valori sono stati supposti in base alla conoscenza e all'esperienza, e quindi, data questa impostazione, abbiamo ritenuto opportuno anche effettuare un'analisi di sensibilità a livello di turbolenza all'ingresso, effettuando due analisi aggiuntive sulla griglia di tipo DO, effettuando due analisi con livello di turbolenza del 4 e dell'8%. Nella tabella in basso a destra possiamo osservare tutte quelle che sono le analisi che sono state effettuate, e notiamo anche come l'analisi effettuata con griglia standard di tipo DAC e un modello K-Omega non ha garantito la stabilità dell'analisi. Da questo si deduce quindi che per utilizzare questo modello di turbolenza sia necessario passare a griglie più fitte dello standard industriale. Passando a osservare quelli che sono i risultati ottenuti in termini di distribuzione di Mach su una sezione al 90% dello span della pala, possiamo vedere che passando da un modello Baldwin-Lomax a un modello K-Omega si osserva una riduzione dell'intensità dell'urto che diventa più diffuso sul profilo. Questa diversa risoluzione dell'urto implica anche delle differenze poi nella potenza erogata e nell'efficienza. È importante notare che le differenze tra con lo stesso modello di turbolenza ma con diversa tipologia di griglia sono trascurabili rispetto a quelle che si hanno se si va a variare il modello di turbolenza. Andando a vedere invece quello che è l'effetto del livello di turbolenza in ingresso, vediamo che passando da un livello del 4% al 6 all'8 si nota anche in questo caso una riduzione dell'intensità dell'onda d'urto con un andamento asintotico all'aumentare del livello di turbolenza. Altre differenze che si notano sono un aumento della portata in massa e una riduzione della potenza erogata e dell'efficienza. Questo ci fa capire quindi che il livello di turbolenza è un fattore non del tutto trascurabile in analisi con questo tipo di modello di turbolenza. Passando infine all'analisi flutter vera e propria, è stato imposto alla mesh fluidodinamica il movimento tipico della prima famiglia modale delle pale, in quanto sapevamo che alle successive famiglie modali corrispondevano condizioni stabili. Andando a visualizzare i risultati ottenuti in termini di decremento logaritmico, il quale è una scalatura di 2π greco del critical dumping ratio, vediamo due principali differenze tra le varie curve: un differente andamento per quanto riguarda i diametri nodali positivi, che non era il centro di questa ricerca, mentre lo era la variazione di instabilità ottenuta al minimo della curva. Infatti, concentrandoci su questa zona della curva, notiamo come, passando dal modello Baldwin-Lomax al K-Omega, si ha una sensibile riduzione dell'instabilità, che si riduce ancora di più se aumentiamo il livello di turbolenza dal 6 all'8%. È opportuno specificare che queste curve sono state ottenute considerando soltanto le azioni aerodinamiche
e non lo smorzamento meccanico che invece non è stato quantificato. Se andiamo a visualizzare anche la distribuzione superficiale del coefficiente di smorzamento energetico, è possibile capire qual è la causa di questa riduzione di stabilità. Vediamo infatti nella zona evidenziata al trailing edge della pala, zona in cui l'urto interagisce con la pala, una sensibile riduzione di densità del coefficiente di smorzamento, passando dal modello Baldwin-Lomax K omega, che si riduce ancora di più aumentando il livello di turbolenza. Questo ci fa capire che è proprio la riduzione dell'intensità dell'urto la causa della riduzione dell'instabilità. Concludendo, queste analisi ci hanno permesso di stipulare una serie di buone pratiche da suggerire nell'effettuare le analisi aeroelastiche, ovvero sia effettuare questo tipo di analisi utilizzando un modello di turbolenza di tipo K omega e unire questo modello all'utilizzo di griglie ad H più fine dello standard industriale, o meglio ancora passare a utilizzare griglie di tipo ADO. È opportuno consigliare anche di effettuare le analisi con modello K omega non soltanto sulla singola schiera come è stato effettuato in questo caso, ma su tutta la macchina, in modo tale da avere le condizioni al contorno sulla schiera più corrette, in particolare conoscere quindi anche il livello di turbolenza in ingresso. Futuri sviluppi di questo lavoro potrebbero essere effettuare analisi con modelli di turbolenza ancora più accurati, come un modello di turbolenza K omega con modello di transizione gamma Reno Theta, oppure modelli SST. Altro aspetto su cui si potrebbe apportare dei miglioramenti è la modellazione della clearance, andando a inserire un blocco di mesh in questa zona in modo tale da risolvere con più accuratezza i flussi di clearance, dato che questo potrebbe avere degli effetti non trascurabili sulla stabilità flat. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Dario, grazie molto per la sua presentazione e anche in questo caso chiedo immediatamente ai colleghi, membri della commissione, se hanno delle domande per il candidato. Parto con una domanda io, precisando che la tematica da lei trattata è molto lontana dalle mie competenze, per chiederle se nella modellazione, se si tiene conto nella valutazione diciamo dei modi propri dello smorzamento del materiale, se questo ha un qualche effetto o invece è trascurabile. Le analisi modali sono effettuate con modelli lineari, quindi lo smorzamento del materiale non è considerato nell'analisi modale. Diciamo lo smorzamento principale che si ha in questo tipo di turbina avviene dall'inserimento degli smorzatori sotto piattaforma, che vanno a inserire uno smorzamento per attrito nel momento in cui le pale vibrano, e quindi è questo l'effetto per cui poi in macchina non si nota la vibrazione della pala. Ma questo ha effetto sulla vibrazione pressione della macchina o anche sulla vibrazione della pala stessa? Cioè il materiale, come chiedeva lei, ha un effetto trascurabile sulla vibrazione della pala, e poi appunto la presenza di questi smorzatori ulteriori che smorza la vibrazione complessiva della macchina. Ho capito. Ci sono altre domande o commenti da parte dei membri della commissione? No, sembra di no, quindi Dario si può accomodare e attendere anche lei gli altri candidati. La ringrazio per il momento. Il prossimo candidato è Niccolò Matucci, sì, al quale mi accingo a dare il potere di presentatore. Si dovrebbe apparire a momenti. Sì, la vediamo, vediamo se va in modalità presentazione. E via. Adesso? Bene, ci siamo, la vediamo, può iniziare, grazie. Perfetto, allora buongiorno a tutti, sono Niccolò Matucci e il titolo della mia tesi è l'installazione di un sistema di monitoraggio continuo su apparecchi di sollevamento e analisi dati per il miglioramento del calcolo della vita residua.
Il carro ponte o grua ponte è una macchina destinata al sollevamento e allo spostamento di materiali. Nella gru gli elementi costitutivi più importanti sono il ponte, che permette una movimentazione longitudinale della macchina, il carrello, che consente una movimentazione trasversale, e l'argano, che permette il sollevamento e l'abbassamento dei carichi. Il piano di manutenzione per i carri ponte comprende interventi di tipo ordinario, giornalieri e mensili, e di tipo periodico, trimestrale, annuale e decennale. La manutenzione decennale è la più importante perché ci permette di determinare la vita residuo del mezzo. Sono verifiche aventi lo scopo di valutare se è possibile prolungare la vita dell'apparecchio di sollevamento oltre i termini previsti durante la fabbricazione. In base alla normativa ISO 12482-1 è possibile determinare l'SVP, il Safe Working Period, il periodo di funzionamento sicuro residuo della gru, dove S è l'utilizzazione reale, F è un coefficiente che può essere 1 in caso di registrazione di cicli tramite strumentazione o 1,2 in assenza di strumentazione, mentre D è l'utilizzazione teorica. L'SVP dovrà essere minore o uguale di 1 per garantire il periodo di funzionamento sicuro della macchina. I sistemi di monitoraggio, invece, sono utilizzati per monitorare e controllare le infrastrutture critiche, trovando quindi una valida applicazione nel controllo dei mezzi di sollevamento utilizzati in un sistema di produzione. Uno dei sistemi di monitoraggio più utilizzati è lo SCADA. La struttura tipica dello SCADA, come è rappresentata in figura, è costituita da PLC, microcontrollori o microcomputer che continuamente o a intervalli di tempo effettuano misurazioni tramite i sensori a cui sono collegati, comunicando i loro dati tramite la rete di computer oppure tramite cavo o radio. Server, computer supervisore che periodicamente raccoglie dati dai PLC, li elabora per estrarne informazioni utili, memorizza i dati e permette di visualizzarli su schermo in formato grafico e di visualizzarne gli storici. E client, computer supervisore che ha la possibilità di visualizzare i dati provenienti dal server. Il dialogo fra PLC e client non è possibile, solo il server permette una comunicazione diretta. Il progetto che ho eseguito durante la mia esperienza di tirocinio presso l'azienda Nuovo Pignone SRL ha previsto l'installazione di un sistema di monitoraggio denominato ECS, fornito dal costruttore dei mezzi di sollevamento installati nello stabilimento. È un sistema molto versatile che può essere applicato anche su macchine già esistenti. Gli obiettivi del mio progetto sono stati il calcolo della vita residuo della macchina basato sui dati reali di utilizzo, una maggiore durata della vita utile del macchinario e una manutenzione correttiva più efficiente. Il sistema di monitoraggio consiste in una scheda denominata ECS che ha il compito di comunicare in tempo reale i parametri di controllo e i cicli di lavoro della macchina tramite modem connesso con cavo Ethernet. Il modem a sua volta comunica con il sistema SCADA tramite la rete wireless protetta dell'azienda. Ho quindi creato una lista dei carri ponte presenti in azienda, ottenendo un totale di circa 30 macchine. Sono state selezionate le gru della ditta produttrice della scheda ECS, aventi portata massima superiore a 10 tonnellate e distinguendole per ubicazione e per tipologia, a singolo e a doppio argano. Volendo fare apparire sui monitor in background del sistema di monitoraggio lo stato real time delle macchine, è stato possibile definire due stati. In funzione, verde, rappresentante l'accensione della macchina tramite la pulsantiera, e allarme rosso, corrispondente a un guasto della macchina. Mi è stato quindi possibile creare la planimetria dello stabilimento avente le icone rappresentanti lo stato real-time delle macchine. Cliccando su un'icona di un carro ponte è possibile accedere alla relativa pagina del sinottico. Ho eseguito in primis un'analisi delle variabili acquisite dal sistema SCADA e in seguito una distinzione in base alla tipologia della gru in oggetto. Nel sinottico sono riportate in verde i parametri di vita, in nero le variabili di monitoraggio, mentre in basso a destra è presente una suddivisione degli alert tra warning di lieve entità e allarmi, guasti critici, con i parametri riportati in grigio se non attivi. Ho estrapolato e analizzato i dati dal dispositivo ECS fino a esaminare i valori presenti sui monitor dello SCADA. Ho eseguito un'importante fase di debug del sistema in modo tale da ottenere parametri corretti e precisi.
è stato possibile suddividere tale parte del progetto in quattro fasi. Input data analysis, analisi dei dati che la scheda ECS fornisce al sistema SCADA, communication testing, analisi della potenza di comunicazione, output data analysis, analisi dei valori visualizzati dal sistema SCADA sul sinottico di riferimento, e alert analysis, analisi di validità degli allarmi segnalati dall'interfaccia del sinottico. Ho quindi eseguito dei test sul campo collegandomi direttamente all'ECS con un PC, controllando in tempo reale tutti i parametri tramite connessione Wi-Fi. In figura è riportata la pagina web live della scheda, ottenibile sul PC tramite la connessione. Cliccando sul tasto Scarica dati SVP SLS, è possibile scaricare sul PC i report dei dati sia per il componente ponte che per il componente carrello. Ho ottenuto quindi un file di scrittura dove in ogni riga sono riportati i parametri di ogni ciclo eseguito dalla macchina. Come si può vedere dall'immagine, i pesi registrati nella colonna peso 1 apparivano troppo piccoli per un reale ciclo della gru. È stato necessario verificare la corrispondenza e la completezza dei dati reali per eseguire la validazione tra quanto registrato dalla scheda e la movimentazione effettivamente eseguita dalla gru. Ho inserito quindi in un file Excel per ogni ciclo eseguito una tabella contenente il numero di ciclo della macchina, l'orario di inizio e di fine del ciclo, la descrizione della movimentazione e i pesi sollevati durante la manovra. Si può notare come il peso registrato inizialmente dal PLC corrisponda a 100 kg, mentre durante il ciclo di lavoro corrispondente si sia visualizzato un massimo di 660 kg. Si è resa necessaria una modifica nella logica di scrittura del PLC, dove la scheda ECS registra il peso massimo del ciclo, riportando dunque il carico più impattante per il calcolo della vita residua. Da tale analisi, inoltre, mi è stato possibile definire la formula di calcolo che la scheda applica sul parametro di vita residua SVP. Ho quindi ripetuto altri test. Come evidenziato dalle immagini, si può notare come la nuova logica della scheda sia corretta. Ho ottenuto quindi il nuovo file Excel di scrittura con i parametri corretti. Configurati correttamente i dati di input forniti dal PLC al sistema SCADA, ho analizzato la potenza del segnale di comunicazione. In questo caso abbiamo ritenuto opportuno adottare la soluzione di un'antenna esterna con base magnetica per potenziare il segnale e per renderlo più costante possibile. Ho dunque eseguito l'analisi sui dati di output, cioè tutti i dati che il sistema SCADA riceve dalla scheda ECS e che visualizza sul sinottico. Sono andate a inserire sul sistema SCADA le frequenze di campionamento per le variabili oggetto, ossia le variabili che dialogano direttamente con il PLC. Analizzando in dettaglio ogni ciclo eseguito dalla macchina, tramite lo storico dello SCADA e tramite le righe del file Excel, ho potuto evidenziare una continua oscillazione delle variabili di peso poco reale con l'effettivo utilizzo della gru, un'incongruenza fra i cicli, in alcuni casi anche una mancanza di segnale con vuoti nello storico. Ho quindi ripetuto altre verifiche a varie frequenze di campionamento, evidenziando un blocco della comunicazione in diversi istanti di tempo. Si è resa necessaria una riprogrammazione della scheda, inserendo un reset automatico giornaliero della durata di un minuto per evitare altri motivi di stress. Applicando le frequenze di campionamento che in precedenza avevano permesso una resistenza maggiore del sistema, mi è stato possibile constatare il corretto funzionamento della comunicazione. L'ultima analisi ha previsto un controllo di tutte le variabili di warning e allarmi che il sistema segnala in caso di anomalie. Ho potuto evidenziare come nel momento in cui la macchina si spegneva, si accendevano poco dopo in modo alternato due tipologie di allarmi, warning. L'errore di comunicazione e l'allarme inverter. Il primo causato da un spegnimento dell'inverter, il secondo causato da una situazione di bassa tensione nel momento in cui la macchina si spegneva. Entrambi quindi risultavano come dei falsi allarmi. In accordo con il costruttore si è deciso quindi di implementare la seguente modifica, e cioè la segnalazione dell'allarme solo con macchine in funzione.
Dopo tale modifica mi è stato possibile quindi validare il sinottico. Dunque, l'installazione di un sistema di monitoraggio e la validazione dei dati ottenuti resi affidabili dal mio studio ha permesso e permette un calcolo della vita residua della macchina tramite la definizione di un calcolo dettagliato e tramite parametri di ciclo di lavoro corretti. Consente così di ottenere, rispetto a un calcolo teorico, una maggiore durata della vita utile del macchinario e una manutenzione correttiva più efficiente tramite un corretto sistema di segnalazione allarmi. Il mio progetto ha permesso inoltre di correggere un errore nel calcolo della vita residua che la sovrastimava di oltre il 90%, rendendo così affidabile e corretto il sistema. Gli sviluppi futuri di tale progetto includono la possibilità di analisi dei costi di gestione, una riduzione dei costi di manutenzione e un'applicazione futura di manutenzione predittiva. Grazie per l'attenzione. Grazie Niccolò Matucci per la sua presentazione. Chiedo ai membri della commissione se hanno delle domande o dei commenti o suggerimenti. Sì, ringrazio il candidato per l'esposizione, è una curiosità. Sono previste alcune ridondanze nei sensori più critici per la sicurezza e poi nel caso di guasto, diciamo, catastrofico di questo PLC o di questi materiali che vengono usati per il monitoraggio, la macchina rimane utilizzabile oppure avviene blocco preventivo della macchina? Grazie. Allora, le rispondo immediatamente alla seconda. Che, allora, praticamente nel momento in cui diciamo il PLC, in questo caso la scheda di riferimento, dovesse quindi morire, quindi andare a fine vita, è previsto anche un backup sia al lato del sistema SCADA, quindi abbiamo sia una reportistica di uno storico dello SCADA, quindi anche in quel caso si possono riprendere i parametri di riferimento e quindi andare a sostituire la scheda, oppure allo stesso tempo la scheda permette, ha la possibilità inoltre, inserendo una chiavetta USB al suo interno, un backup in automatico giornaliero. Quindi anche in quel caso, nel momento in cui la scheda dovesse appunto andare a fine vita oppure avere un problema, si può recuperare comunque avere un backup lì in quel momento, e quindi semplicemente andando a inserire di nuovo l'USB, in questo caso su una scheda nuova, si ricorrerebbe quindi a recuperare tutti i dati. Diciamo, per quanto riguarda la ridondanza dei sensori, invece non credo, ora non abbiamo visto che ci sono problemi di ridondanza, ecco. La ringrazio, informatore. La domanda. Grazie. Io penso che Lorenzo si riferisse al fatto che venga considerato impiegabile il carro ponte anche in assenza di questo tipo, esatto, di monitoraggio. Okay. Un ulteriore problema, no? Perfetto. No? Allora, io sono andato ad analizzare, diciamo, il problema sul componente. Il carro ponte chiaramente sì, è utilizzabile. La macchina continua a funzionare anche nel momento in cui, diciamo, in questo caso il guasto comprenderebbe la scheda. Quindi la macchina continua a funzionare, chiaramente si andrebbero a perdere dei cicli di lavoro e quindi delle registrazioni dei pesi. Però nel momento in cui chiaramente il sistema, anche lo SCADA, segna l'allarme, possiamo comunque intervenire. Perfetto, grazie mille. Grazie. Non c'è un blocco automatico. Posso aggiungere solo una cosa, cioè che questo è un sistema di supervisione e non un sistema di controllo, quindi in realtà, stimando quello che potrebbe essere l'impatto sul dato del periodo di mancanza dell'informazione e quindi correggendo poi le informazioni, questo non cambia nulla, cioè non è che sia più pericoloso il carro ponte nel momento in cui manca la funzione di supervisione. Invece grave era quello che ha detto Niccolò, cioè che si sovrastimava del 90% la vita utile, con questo portando ad un utilizzo che avrebbe potuto dare problemi perché si andava oltre la vita utile per fatica. Esatto, perché riportava dei pesi appunto che non erano veritieri. Ecco. Grazie mille a entrambi. Grazie, ci sono altre domande, altri interventi da parte di altri commissari? No, bene, grazie di nuovo Niccolò, si può accomodare? Sì. E a questo punto invito Elena Mori, alla quale ho appena ceduto il controllo, quindi dovrebbe essere in grado di
condividere la sua presentazione con la commissione. Bene, Elena, poi vediamo perfettamente, puoi iniziare. Io non sento però, Elena. Forse deve attivare l'audio, se no... Elena? Aspetti un attimo. No, c'è qualche problema, Elena, ci sente? Credo che abbia qualche problema, l'audio è attivato, però non la sentiamo. Non so se lei ci sente. Credo che ci sia un problema, sì. Elena, se mi sente, le ho mandato un messaggio nella chat. Ah, lei ci sente. Prima la sentivamo, quando abbiamo fatto la prova, quando è entrata, la sentivamo. Sì, sì, vedo che l'audio è attivo, ma noi non la sentiamo. Non so, forse possiamo fare la prova da classica da informatici, cioè provare a uscire e a rientrare. Non saprei bene... altrimenti a distanza come aiutarla sull'audio. Posso dire a Elena di verificare di non aver aperto Skype o altri programmi che possono impegnare il microfono. Sì, sì, questo è vero. Non deve avere nessun altro strumento di comunicazione. Oppure aperto. Controllare accanto al tasto mute nella freccina quale device sta usando per il microfono. Magari si è spostato. Però intanto forse provare a uscire e rientrare potrebbe aiutare. L'alternativa, altrimenti Elena, se continua a sentirmi, se lei ha un altro dispositivo, per esempio se avesse uno smartphone, potrebbe collegarsi anche con quello e utilizzare quello lì per parlare, quindi magari usare il computer per condividere e quello. Con il link che le ho inviato, lei può collegarsi anche con più dispositivi. D'altra parte, non possiamo assistere alla presentazione senza ascoltare anche quello che ci dice. Sono naturalmente... Sì, adesso la sentiamo, Elena. Perfetto. Perfetto. Allora, aveva ragione il professor Pinelli, si era spostato l'uscita audio. Allora. Riuscite a vedere adesso? Sì, vediamo se deve andare in modalità presentazione. Perfetto, la vediamo e adesso la sentiamo. Prego, può iniziare. Scusate. Prego, non si preoccupi, può succedere. Allora, riparto. Questa tesi ha avuto l'obiettivo di ottimizzare i processi produttivi di un'azienda con uno stabilimento nel Valdarno Aretino, un'azienda di pelletteria,
facendo uso degli strumenti e delle logiche fornite dalla Lean Manufacturing. Questa azienda, come tante altre del settore, soprattutto nel territorio toscano, lavora in conto terzi per grossi gruppi della moda francese e ovviamente come appunto alcuni come tante altre aziende del settore, data la posizione estremamente subordinata che ha rispetto all'azienda committente, per poter aumentare la propria competitività, ricerca nella lean production quegli diciamo escamotage per poter aumentare le proprie prestazioni. Si parla di filosofia lean perché, diciamo, indipendentemente da una serie di strumenti forniti per i processi produttivi, questa filosofia che era stata teorizzata per la prima volta negli anni 90 da due autori americani racchiude in realtà una famiglia di pratiche e di procedure sistematiche volte alla riduzione degli sprechi in ogni ambito dell'ambiente produttivo, non solamente quello dedicato alla produzione pura. Per spreco si intende in questo caso tutto ciò che non rappresenta un valore aggiunto per il cliente, sia da un punto di vista di risorse, quindi un sovraccarico di risorse sia macchinari che ovviamente operatori, attività a non valore aggiunto come movimentazioni inutili o attese, o ad esempio lo sbilanciamento della produzione. Ovviamente la filosofia Lean era nata in un ambiente molto rigido e ripetitivo come quello del settore automotive di Toyota e che permetteva, diciamo, era stata tessuta ad hoc per questo tipo di sistemi produttivi. L'ambiente pelletteria, ovviamente, come tanti altri, in realtà si differenzia molto dagli ambienti, diciamo, tradizionali della produzione e viene definito high variety, low volume. In questi casi, infatti, si hanno una produzione di pochi volumi di articoli, quindi volumi produttivi tendenzialmente bassi con un massimo di 20.000 unità all'anno. Sono business che lavorano tendenzialmente su commessa e hanno forniscono prodotti con un forte grado di customizzazione e inoltre appunto quindi la varietà di prodotti è molto più alta. Quindi diciamo se in un ambiente estremamente rigido è possibile applicare in modo molto diretto gli strumenti della Lean, questo non è immediato ovviamente in un ambiente produttivo che è estremamente complesso e dinamico. Ciò che si comprende dalla letteratura è che alcuni elementi siano applicabili direttamente, altri debbano essere adattati al caso specifico, mentre altri che richiedono appunto dei sistemi estremamente rigidi non possono proprio essere applicati. Sempre in ottica Lean e quindi ovviamente facendo riferimento a una parte del lavoro di tesi che ha riguardato il bilanciamento di una delle linee di assemblaggio, ovviamente si vuole ripartire il carico di lavoro tra le varie stazioni in modo diciamo omogeneo. Questo il problema del bilanciamento è a tutti gli effetti un problema di ottimizzazione, quindi si vuole massimizzare o minimizzare una funzione obiettivo che può essere sia di tipo tecnico che di tipo economico, quindi una minimizzazione dei costi, e ovviamente sottoposta a dei vincoli che possono essere sia di precedenza, quindi da un punto di vista di ciclo tecnologico del prodotto, sia di assegnazione delle operazioni secondo le abilità ad esempio degli operatori. In questo caso tra i metodi risolutivi che esistono per la risoluzione di questo problema è stata scelta la simulazione a eventi discreti, che ha permesso di riprodurre il comportamento del sistema in modo virtuale, quindi di apportare delle modifiche senza un'implementazione reale, e ha inoltre permesso di gestire la variabilità dei tempi dell'assemblaggio, in questo caso manuale.
Il primo, Gamma, è ovviamente un nome di fantasia, è un'azienda che ha due stabilimenti, quello focus di questo lavoro di tesi è quello che si trova nel Valdarno Aretino e che impiega circa 40 dipendenti, un'azienda che lavora su commessa, quindi di tipo make to order per un gruppo dell'alta moda francese e produce articoli di piccola pelletteria. Il primo passo nello studio dell'azienda è stato quello di mappare il valore e quindi questo ha permesso attraverso l'utilizzo di swim lanes e di spaghetti chart di evidenziare le criticità che ovviamente erano nella maggior parte dovute all'utilizzo poco funzionale degli spazi e diciamo a questo poi si riferirà la prima area di intervento del progetto che è stata la riorganizzazione del magazzino, una scarsa organizzazione da un punto di vista sia del lavoro che del personale, dell'organigramma aziendale, il mancato rispetto di alcuni standard di sicurezza e criticità che riguardano tempi, quindi movimentazioni inutili e scorte, perché un forte limite delle aziende committenti, delle aziende controterziste di questo settore è che ricevono le materie prime necessarie al confezionamento degli articoli direttamente dall'azienda committente. Su questo diciamo non hanno margine di manovra. Accade spesso infatti che le materie prime necessarie al completamento degli ordini arrivino in tempistiche non conformi con le scadenze e con ciò che era stato stabilito con l'azienda committente o che talvolta arrivino o difettate oppure in numero sbagliato. Questo ovviamente non permette all'azienda di poter raggiungere gli obiettivi. E altra problematica in questo campo è dovuta dagli accessori che vengono spediti in modo separato e in quantità variabile, quindi molto spesso anche non conforme appunto con gli articoli da dover produrre e questo causa spesso l'interruzione della produzione o ovviamente grossi ritardi nella produzione. La prima area di intervento appunto è stata la riorganizzazione del magazzino, questa cosa è nata dalla richiesta della direzione aziendale di recuperare una parte dello spazio dedicato allo stoccaggio dei materiali per costruire un'area di formazione e inoltre la seconda richiesta è stata quella di riprogettare questa area in modo che fosse più funzionale alla produzione. Il magazzino occupava nella situazione attuale, diciamo, circa un terzo dell'intero stabilimento produttivo. Era inoltre estremamente dispersivo, quindi presentava, diciamo, una grande distanza tra il portellone di scarico merci e l'area vera e propria di stoccaggio. Non era un'area delimitata rispetto al resto dello stabilimento e presentava delle scaffalature in eccesso rispetto a quelle necessarie. Inoltre la locazione appunto dei materiali non veniva fatta seguendo una logica particolare. Quindi gli obiettivi sono stati ovviamente oltre all'organizzazione logica degli spazi e al fatto che la disposizione degli scaffali potesse essere più funzionale alla produzione, anche quelli di cercare di mantenere una certa flessibilità riguardo ai volumi. Questo ovviamente è un fattore chiave nel business di tipo HVLV che ha dei piani produttivi che variano con estrema rapidità e che non sono praticamente prevedibili. Ovviamente si è dovuto tener conto di alcuni vincoli che hanno riguardato sia l'altezza dell'area da sfruttare come magazzino, quindi è stato escluso di poter utilizzare la componente verticale per lo stoccaggio degli articoli, sia il rispetto degli spazi antistanti alle uscite di sicurezza, che aree da lasciare libere per altre fasi della produzione, come ad esempio l'area di manovra per l'uscita dei materiali dal montacarichi. Il dimensionamento è stato fatto con l'utilizzo di scaffalature già presenti in azienda, in particolare quelle con la spalla che hanno permesso di racchiudere l'area dedicata allo stoccaggio senza alcun costo addizionale.
è stata scelta una logica di disposizione, un layout longitudinale, in modo da favorire una disposizione degli articoli secondo la logica del first in, first out, e la superficie è stata dimensionata prima secondo a livello aggregato, ovviamente questo secondo il piano produttivo che mi è stato fornito dall'azienda, e dopodiché a livello granulare, e sono stati stabiliti quindi quattro corridoi per i sette articoli presenti nel piano produttivo. Questa è la configurazione finale del magazzino, e qui possiamo vedere come, sia occupando tutti e tre i ripiani delle scaffalature, che tutti e quattro i ripiani delle scaffalature, che tre solamente ripiani per salvaguardare anche la salute degli operatori, ci sia comunque un buon margine di capacità per una futura espansione della produzione. Quindi la configurazione finale del magazzino è questa qua. È stata recuperata quindi un'area pari a circa 91 metri quadri da destinare in primis a un'area di formazione, dopodiché qualora questa non fosse più necessaria può essere utilizzata sia come isola produttiva per piccole commesse o riparazioni, sia come polmone di espansione in caso di futuramento del piano dei volumi produttivi del magazzino. Un'altra area recuperata è stata quella di un ex magazzino accessori che era diventato, diciamo, una discarica di materiale in disuso e che, dato che è fornito di una porta blindata, è stato adibito a cavò per lo stoccaggio dei prodotti finiti durante i periodi di chiusura dell'azienda. Quindi si è diciamo, ottenuto una netta diminuzione della superficie dello stabilimento occupata dal magazzino, un magazzino delimitato e chiuso i cui accessi potessero essere controllati, un magazzino flessibile che quindi potesse essere espanso laddove ce ne fosse stato bisogno, e una disposizione logica degli articoli di tipo first in, first out, con l'area di prelievo nelle immediate vicinanze delle prime fasi delle lavorazioni. La seconda area di intervento è stata una delle quattro linee di assemblaggio dell'azienda. Il ciclo di lavorazione è stato suddiviso in 27 fasi elementari indivisibili grazie alla collaborazione degli operatori, che diciamo svolgono le fasi secondo le logiche che ritengono più opportune, sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista ergonomico. La rilevazione dei tempi è stata fatta tramite il cronometraggio, e per una migliore comprensione del processo si è poi fatto uso di flowchart e diagrammi di Gantt. Quindi, per quanto riguarda il bilanciamento della linea di assemblaggio, si è assegnato ad ogni stazione un tempo di ciclo che fosse il più possibile vicino al tack time, che diciamo, nel caso particolare degli ambienti HVLV non viene calcolato con la formula tradizionale, ma viene preso come la fase più lunga. L'obiettivo è stato quello di ridurre il lead time di attraversamento della linea, questo perché permette all'azienda di recuperare una certa marginalità, perché gli articoli vengono pagati non sul numero prodotto, ma sul tempo che si impiega a produrlo. Quindi il minutaggio viene imposto dal committente, quindi recuperare parte del lead time ovviamente favorisce le performance dell'azienda. È stato scelto appunto alla simulazione eventi discreti, e in questo caso è stato necessario fare delle ipotesi, ovvero considerare l'assemblaggio di un solo tipo di articolo, non prendere in considerazione guasti e riparazioni, come anche i tempi di spostamento degli operatori tra una stazione e l'altra. Inoltre è stato ipotizzato che i tempi di assemblaggio avessero una distribuzione di probabilità di tipo normale. Ovviamente in questo campo l'ostacolo principale anche nella fase di bilanciamento è proprio quello dell'abbinamento tra le competenze e le abilità del lavoratore e quelle richieste dalla specifica lavorazione. È stato quindi costruito il modello di simulazione, dopodiché è stato calcolato il tempo di warm up, sono stati validati alcuni parametri e è stato effettuato il calcolo del knee point, cioè la durata ottimale del lancio. In questo caso si sono quindi valutate quattro configurazioni differenti che si distinguono tra loro sia per il grado di specializzazione degli operatori che per le assegnazioni delle operazioni a ogni centro di lavoro. Si è riuscito
sono riuscita a ottenere una diminuzione del lead time al massimo del 9% con l'aggiunta di un solo operatore. Dopodiché sono stati valutati i costi di manodopera oraria per ogni configurazione e il margine di ricavo ottenuto per ognuna delle quattro configurazioni, inclusa quella attuale. L'ultimo passo del lavoro è stato quello, appunto, dato che in ottica Lean è fondamentale avere degli operatori multitasking e che siano coinvolti, diciamo, riguardo alla mission aziendale, è stato quello di stilare un mansionario che è stato distribuito ai 40 operatori. Sono stati ricevuti solamente circa la metà dei questionari e questo però ha comunque, diciamo, spesso compilati in modo parziale e approssimativo, però questo ci ha comunque permesso di avere alcune informazioni sulla capacità di svolgere altre mansioni da parte dei singoli operatori. Quindi, utilizzando le logiche comunque di stampo Lean, ho ottenuto un migliore utilizzo degli spazi, una riduzione degli sprechi, e comunque un buon margine di flessibilità nel caso del magazzino e anche nel caso della linea di assemblaggio, perché ovviamente perché gli operatori non risultano saturi. E questo lavoro è stato comunque caratterizzato da un basso costo di implementazione e anche da una facilità e da una rapidità di implementazione. Ovviamente sarà nel futuro è possibile adottare altri strumenti, come ad esempio elementi di visual management che permettano a qualsiasi operatore, soprattutto all'interno del magazzino, di poter provvedere allo stoccaggio corretto dei materiali o comunque a una gestione corretta delle aree. L'implementazione di sistemi gestionali che tengano traccia ovviamente di tutti della movimentazione dei materiali e degli ordini dell'azienda e senza dubbio investire sul coinvolgimento del personale. Dal punto di vista di diciamo più forse accademico, sviluppi interessanti futuri potrebbero essere quelli di valutare l'impatto sulla produttività dell'azienda, del coinvolgimento e della formazione del personale e ovviamente anche ottimizzare gli altri reparti. Grazie. Grazie, ringrazio Elena Mori per la presentazione e chiedo immediatamente ai colleghi se hanno delle domande o dei commenti da fare su quanto abbiamo appena ascoltato. Le faccio una prima domanda io che riguarda, diciamo, le metodologie che lei ci ha presentato sono abbastanza affermate in altri ambiti, in aziende magari più di maggiori dimensioni, più strutturate, vorrei dire forse anche di livello tecnologico superiore. In genere, perché queste abbiano successo, è necessario avere un forte supporto dalla dirigenza e mi sembra che questo ci sia stato. Mi chiedo se ha potuto rilevare anche una cultura aziendale sufficiente, mi riferisco non soltanto tra la dirigenza ma poi anche tra gli operatori, per applicare queste metodologie. Talvolta, diciamo, se non c'è una cultura diffusa, questi metodi, diciamo, non attecchiscono. Ecco. Ecco, esatto. Cioè, il vero punto debole delle performance piuttosto scadenti di questa azienda è proprio quello. Ovviamente si parla di un'azienda che è ancora ancorata a logiche molto, molto artigianali, che ha sempre, ovviamente, visto il passarsi di proprietà negli anni, che non hanno mai investito né sulla formazione del personale né appunto sul coinvolgimento degli operatori che potessero anche comprendere la mission aziendale e diventare, ecco, parte integrante del processo produttivo. Le posso dire che c'è stata sempre una forte resistenza da parte degli operatori a fornire informazioni a me, anche per un semplice lavoro accademico. È un ambiente produttivo in cui ovviamente si percepiva
una grossa tensione nei confronti del management, per cui ogni cambiamento veniva visto come quasi un attacco personale, una repicca nei confronti dei lavoratori, e quindi questo sicuramente è il punto principale, è il punto debole dell'azienda, sicuramente per implementare queste logiche, sì, è questo. Grazie, grazie molte della risposta. Non so se ci sono altri commenti o altre domande da parte degli altri colleghi. Sì, Marco. Prego. Giovanni Savino. Sempre su questo aspetto, mi domando se il questionario fosse anche una domanda per i dipendenti circa la... un'apertura, una disponibilità verso un cambiamento dei layout, per esempio delle mansioni, o sono state solo raccolte informazioni circa le attuali capacità, appunto, dei lavoratori? È stata inserita una domanda un pochino più generica sulla propensione, diciamo, al cambiamento, indipendentemente dai layout o da altre cose. Le dico che la maggior parte delle risposte sono state del genere: non spetta a me decidere. Quindi questo dovrebbe essere una buona panoramica della situazione. Sì, che purtroppo è anche una realtà abbastanza diffusa, esatto, nelle nostre aziende. La ringrazio, se non ci sono altri commenti da parte, altri commenti o altre domande da parte dei colleghi, anche lei, diciamo, per il momento si può accomodare. Riprendo io il controllo, soltanto per dire sia a voi candidati, ma anche a chi ci sta ascoltando nella diretta, che si interrompe in questo momento la diretta streaming. Quindi adesso interrompiamo lo streaming su YouTube.